Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Speciale Dilettanti. Ci avviciniamo sempre più verso il finale di stagione e si comincia a fare sul serio. Si comincia a fare sul serio in eccellenza, perché oggi l'Orvietana, approfittando del pari dell'Ama, è volata a più 11 proprio sui bianconeri a 5 giornate dalla fine. In Serie D è arrivato un pari all'ultimo tuffo nel derby fra Cannara e Trestina, un 2-2 che ha lasciato molto amaro in bocca in casa Cannara, perché è arrivato al 96esimo su calcio di rigore. Per quanto riguarda poi il girone A di promozione, Ventinella che vola più 6 sulle inseguitrici, ma il Tavernella è una gara da recuperare. Restano sempre 8 le lunghezze di distacco nel girone B fra la C4 e il Ternies, e la Ternies, pardon. Abbiamo 18 servizi da mandare in onda stasera, seguiremo tutti i campionati. Lo faremo con gli ospiti che abbiamo con noi in studio. Orvietana, che abbiamo detto, si avvicina verso la vittoria finale. Il merito indiscusso di questa cavalcata è tutto suo, di Don Luca, che andiamo a salutare. Buonasera, buonasera. Buonasera Don. Buonasera. Allora, merito è tutto tuo. No, chiariamo perché. Perché tu all'inizio stagione avevi pronosticato la vittoria del campionato, sì, dell'Orvietana, fra i gesti scaramantici di ogni tipo di Gianfranco Ciccone. Già a maggio dell'anno scorso, in un incontro all'improvviso in un ristorante da lontano, ho detto vinceremo il campionato. Perché eri così fiducioso? Ero fiducioso perché già erano 2 o 3 anni che andava bene, poi viene dalla scuola di Silvano Fiorucci, volevo bene Ciccone, c'ho questa sensazione ogni volta lo vedevo, dico sarà un bravo allenatore. Senti, se però a inizio campionato ti avessero detto guarda che a 5 giornate dalla fine l'Orvietana avrà 11 punti di vantaggio sulla seconda, cosa avresti risposto? Va bene la benedizione, però è stata una gran bella solenne, mezzo miracolo più che una benedizione. Tra l'altro Orvietana che sta battendo davvero tutti i record. E poi in eccellenza il big match oggi si giocava al Fioroni, una sfida, un autentico spareggio playoff tra Ellera e Pontevalle Scieppi. Ha vinto 2-1 l'Ellera. Intanto però entrambi avevano detto ok, veniamo in studio, poi però devi sapere che segneremo sicuramente. Allora, buonasera Nicolò De Iulis. Buonasera Nicola, buonasera a tutti. Tu il gol del momentaneo 1-1, dopo che l'1-0 in casa Heller era stato firmato da chi? Da colui che Fabrizio Ciucarelli ha reinventato centravanti, è giusto? Lo chiediamo a Dario Colombi. Buonasera. Ciao Dario. Buonasera a tutti, buonasera Nicola. Senti, ex compagni di squadra nel Bastia, fra l'altro, che cosa ha insegnato a Nicolò? Non so, qualche punizione, non so. Allora, parecchie punizioni a fine allenamento le battevamo. E chi le calcia meglio, Nicolò? Dario. No, però anche c'ha un bel piede, anche Nico. Che partita è stata oggi? È stata una bella partita, tirata, equilibrata. Il primo tempo meglio sicuramente loro, poi il secondo tempo hanno trovato subito il gol. Abbiamo pareggiato, questo ti ripeto, è stata una partita equilibrata, poi alla fine su un calcio piazzato ci hanno fatto 2-1 e niente, bravi loro perché sull'episodio sono stati più bravi. 9 risultati utili di fila, 7 vittorie consecutive, 25 gol nelle ultime 9, solo 2 gol subiti, e Nellera che punta al secondo posto, considerando che avete 2 scontri diretti, Lama e Narnese in casa. Da quello fine. Sì, però ecco, vediamo dove arriviamo, nel senso, alla fine siamo partiti al di sotto delle aspettative e stiamo cercando di recuperare punti partita dopo partita, poi... Vediamo dove arriviamo l'8 maggio. Sai chi ce lo dice? Chi i pronostici li azzecca? Allora, Don, con personalità, no, chi arriva secondo alle spalle dell'Orvietana? Spero no, perché c'è lui, ma io spero che sia l'Ellera, perché se lo merita. Quindi punti sull'Ellera? Sì, tu. Io punto sull'Ellera perché poi in grande forma. Ti sei fatto qualche amico sicuramente a Narni e Lama, dove ti staranno insultando da casa. E nel frattempo però c'è stato un momento difficile, fra virgolette, per l'Orvietana, la sconfitta dopo lo scontro diretto di Lama, con Lama che si era avvicinato lì a meno 5. Che cosa ha fatto Don Luca il martedì? Andiamo dentro con le immagini, vai, diccelo tu. Beh, hanno fatto un regalo di un dolce, sono andato dal siciliano Orvieto, cioè un siciliano fa dei dolci mega galati, io sono in missione in Sicilia, quindi so come fanno i dolci, quindi tutti della squadra dell'Orvietana. Quindi ti sei presentato il martedì con questo dolce? Sì, no, io non mi sono presentato, ma mandavo il dolce. Hai mandato solo il dolce, non tu, ok. Però da lì, insomma, è ripartita la marcia, è stato quello che ha fatto un po' la differenza in casa orvietana. Si vede anche da qui il primo tifoso, con tanto di post sulla pagina Facebook della società, sempre molto aggiornata e curata. Prima di andare dentro con risultati e classifiche, andiamo dentro con un'altra foto, grazie a Leonardo Cesaroni in regia.
perché possiamo iniziare a parlare di un mezzo fenomeno per la categoria. Doppietta anche oggi nel 4-0 del Palermo sul Picerno, 23 gol per Matteo Brunori, capocannoniere dell'intera Serie C in Italia nel 2022, nessuno ha segnato quanto lui, 23 gol e anche 6 assist. E facciamo insomma i complimenti a Matteo che abbiamo avuto al telefono qua in trasmissione non più di un mese fa. Ditemi la vostra su Matteo Brunori, che segnasse così ve lo sareste aspettati quest'anno? Io ho avuto, cioè, la fortuna, tra virgolette, di conoscere Foligno, l'anno della C, che ho giocato insieme, però ecco, dispiaceva vederlo in queste categorie, ecco, perché comunque qualità ce l'ha. E quindi gli auguro il meglio e sicuramente sta facendo valere le sue doti. Tu Nico invece? Concordo con quello che dice Dario, e io ci ho giocato contro soltanto una volta quando era a Petrignano e si vedeva che era un giocatore diverso dagli altri. Sono contento, gli auguro il meglio, gli faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro e spero che continui così, insomma, a segnare così tanto. Complimenti davvero a Matteo che a fine stagione tornerà alla Juve, è in prestito al Palermo. Andiamo dentro con risultati e classifiche di giornata, iniziando come sempre dalla Serie D. Come detto, è arrivato un pari 2-2 nel derby fra Cannara e Trestina, sospesa invece per un infortunio dell'arbitro al 20° del primo tempo Flaminia Unipomezza, si ripartirà dunque dal 20°. Badesse Cascina 0-0, Pianese Montespaccato 3-0, Poggibonsi Cavorrano 2-1, Pro Livorno Foligno 2-1, San Donato Arezzo 4-2, Scandicci Rieti 2-2, Tiferno Sangio 0-0. La classifica. In testa c'è il San Donato, dopo la vittoria di oggi non era affatto semplice contro l'Arezzo per 4-2, a seguire oramai una corsa a due per quanto riguarda il primato c'è il Poggibonsi 63-61, Gavorrano e Arezzo 48, Badesse 44, Trestina Pianese 43, Tiferno 40, Flaminia, Montespaccato Scandicci 34, San Giovannese 29, Foligno, Unipomezia 27, Cascina e Rieti 25, Cannara 19, Pro Livorno 17, con una vittoria oggi Cannara sarebbe stato a meno 4 dai playout. E andiamo all'eccellenza, sest'ultima giornata, come detto Orvietana che prende il largo, Bastia Castello del Piano 1-1, Branca Gualdo Casa Castalda 3-0, Ducato San Sisto 0-1, Ellera Ponte Valle Sceppi 2-1, Fortitudo Assisi Subasio Narnese 0-5, Massa Martana Angelana 1-1, Nestor Lama 1-1, Orvietano Olimpia Tirus 1-0, San Sepolcro Castiglione del Lago 1-0. La classifica. Dopo 29 giornate l'Orvietana continua a mietere record su record, l'obiettivo è quello di fare il nuovo record a 18 squadre, intanto sono 68 i punti, Lama 57, Narnese 55, Ponte Valle Sceppi 54, Ellera 49. No, c'è un errore, Ellera 54, Ponte Valle Sceppi 49, pardon, abbiamo scalato una posizione, Ponte Valle Sceppi e Ellera invertite, Ellera a meno 3 dal secondo posto. San Sepolcro 42, Branca Nestor 41, Massa Martana 39, Castiglione del Lago 37, San Sisto, anche qui c'è un errore, San Sisto 37, Castiglione del Lago 36, Olimpia Tiro Sebastia 33, Ducato e Castel del Piano 30, Angelana 27, Gualdo Casa Castalda 19, chiude la Fortitudo Assisi Subasio con 18 punti. Andiamo al girone A di promozione, qui invece mancano 7 giornate alla fine. Casa del Diavolo Pierantonio 0-2, Magione Ventinella 0-3, Mantignana Pontevecchio 1-5, Montone FC Castello 0-1, Piccione Pievese 1-1, San Marco Juventina Grifo Sigillo 0-2, Selcinar di Marra 0-3, Tavernelle Arna 0-0, Tiberis Pietralunghese 0-2. E andiamo alla classifica. Pietralunghese che non subisce gol da 9 partite. Iniziano ad essere davvero tante le giornate. Ventinella in vetta con 62 punti. Tavernelle 56, FC Castello 56, Pontevecchio 53. Tavernelle e Pontevecchio hanno una gara in meno. Pierantonio e Marra 48, Pievese 46, Pietralunghese 39, Montone 36, San Marco Juventina 29, Mantignana 28, Selcinardi Arna 27, Piccione 26, Tiberis Machi Grifo Sigillo 24, Casa del Diavolo 23, Magione 18. Sabato prossimo FC Castello Tavernelle, mercoledì 13 il recupero fra Pontevecchio e Tavernelle. E andiamo al girone B di promozione, qui restano sempre 8 le lunghezze di distacco fra C4 e Terni Est, Campitello, Giulia Spello 2-1, Guardea Petrignano 3-0, Montecastello Vive MC 98 0-2, Romeo Menti a Merina 3-2, Superga 48 San Venanzo 1-2, Terni Est Athletic Bastia 1-0, Todi Montefranco 1-0, Viole C4 0-1, Visfoligno Clitunno 0-0. La classifica,
Guida, come detto, la C4 ha più 8 sulla Terni Est dopo la vittoria nello scontro diretto di domenica scorsa. 69 punti per la C4, 61 Terni Est, Guardia 54, San Venanzo 51, Campitello 48, Merina 41, Clitunno 40, Athletic Bastia 38, Visfoligno 35, MC 98 28, Giulia Spelle e Todi 27, Viole 26, Superga 25, tre squadre poi a 24, qui da valutare classifica avulsa e spareggio per evitare il penultimo posto, sono Petrignano, Montefranco e Romeo Menti, chiude il Monte Castello Vibio con 17 punti, scaletta. Iniziamo con il derby, perché quella fra Trestina e Cannara è una partita che interessava un po' tutti, perché in base al numero di retrocessioni dalla Serie D a cascata saranno interessati tutti i campionati a scendere. Allora iniziamo proprio con il derby, poi andiamo in ordine di classifica in eccellenza, apriamo una finestra sul campionato di promozione. Allo Spoletini è finita 2-2 fra Cannara e Trestina, andiamo a vedere come. CS Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti ecosostenibili. iCure Total Look, uomo e donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti e San Giustino, località Dogana. Il Cannara si vede raggiunto al 96esimo su rigore dal Trestina nel derby che lascia il rossoblù al penultimo posto a 6 lunghezze da Cascine e Rieti. Sempre un punto invece di distacco dalla quinta piazza per i bianconeri di Pierotti. Finisce 2-2 allo Spoletini con il Cannara che trova subito il vantaggio al settimo quando Peluso spara dalla distanza e la palla si infila in rete con la complicità del classico 2003 Montanari in campo al posto dell'infortunato Mazzoni. Armillei conferma la difesa a 4 vista a Rieti, stavolta però con il tridente pesante Peluso, Bazzoffia, Mingiano dal primo minuto. Solito 4-3-1-2 per Pierotti con Essussi inizialmente in panchina e il tandem Morlandi di capo in avanti. Proprio Morlandi al 18esimo finisce a terra a contatto con Bisceglia e l'arbitro Dorillo di Torino lascia correre. Il Trestina trova il pari alla mezz'ora quando Kribek dalla bandierina pesca la testa di Capitan Gramaccia che non perdona. Il gol subito scuote però il Cannara invece di affossare il rossoblù oggi in maglia gialla e questa è la nota più lieta di giornata in ottica futura. Al 36esimo infatti i padroni di casa si riportano di nuovo in avanti con Mingiano che mette dentro al termine di una bella azione tutta di prima conclusa con la sventola da fuori di Frustini respinta dai Montanari sui piedi del numero 11 che da lì non sbaglia. Prima dell'intervallo il Trestina chiede un penalty per questo presunto tocco con il braccio in area. Pierotti rientra con due cambi, fuori con Vito e Lorenzini, dentro Giacometti e Barbarossa. E dopo 3 minuti, prima Fondi si immola letteralmente sulla conclusione di Morlandi con il Trestina che protesta. Poi Lori ci mette una pezza sul neo entrato Barbarossa e il Cannara si salva. I padroni di casa si vedono con la conclusione da fuori di De Sanctis che Montanari ammortizza in angolo. A metà ripresa Pierotti esaurisce i cambi con Xafa e Sussi e Bruschi in campo al posto di Gori, Di Cato e Gramaccia. Il Trestina spinge e della Spoletina prima, ma soprattutto Barbarossa poi, chiamano Lori a rispondere presente da par suo. L'occasionissima se la costruisce tuttavia il Cannara al 91esimo. Quando Mirtollari serve di tacco il neo entrato Brunetti, è solo la traversa a negare la gioia del secondo gol di fila al classe 2003 cannarese. Così, nel sesto dei 7 minuti di recupero, arriva il fischio di Dorillo per questa trattenuta di Bisceglia su Essussi in area. Dagli 11 metri va lo stesso Essussi, che non sbaglia, 2-2 e Cannara che stenta a crederci. Antonio Armillei, sembrava fatta poi? Sembrava fatta, poi il rigore all'ultimo secondo e c'è sfuggita una vittoria che penso che avevamo ampiamente meritato. Ma è un rigore che si spiega come? È dalla panchina, tanto è inutile, ormai l'ha dato, quindi gli ha permesso alla Trestina di pareggiare la partita.
Partita però finita, che magari andava anche gestita in maniera diversa, no? Oggi era importante, troppo importante vincere. Sì, ma l'abbiamo gestita bene fino alla fine, penso che non è che abbiamo che ci hanno creato delle difficoltà, anzi ci abbiamo avuto noi la palla attraversa di Bruno per chiudere la partita, però nel calcio poi io dare un rigore all'ultimo secondo su un contrasto in pratica secondo me è follia, insomma, però l'ha dato e quindi ripeto, c'è tanta amarezza perché la squadra ha fatto una grandissima prestazione e contro un'ottima squadra, però non siamo riusciti a centrare l'obiettivo che era quello della vittoria. Pareggiano anche Rieti e Cascina, perde il Foligno, il Cannara ci crede? Ma noi ci dobbiamo credere in tutte le maniere, in tutte le forze. Abbiamo ancora 7 partite, se siamo questi di oggi possiamo andarcela a giocare su tutti i campi e possiamo fare il risultato su tutti i campi. Luca Pierotti, pare all'ultimo tuffo, i playoff sono lì a un punto. Sì, pareggiato il Badesse, ha vinto la Pianese, siamo tutti là, ma al di là di questo è evidente che noi veniamo da un percorso lungo e faticoso. Come ho detto già mercoledì, non abbiamo una rosa lunga, i ragazzi stanno tirando veramente la carretta e poi soprattutto quando c'è il turno infrasettimanale con partite ravvicinate si vede, ma soprattutto dal punto di vista fisico e anche di energie mentali. C'è da recuperare le forze per finire nel migliore di modi questo campionato. Allora, Moviola non ne facciamo come sempre, altrimenti 18 servizi, se facciamo anche Moviola facciamo 4 ore di trasmissione, gli episodi però sono rimontati, al di là di tutto c'è l'amarezza per un pari arrivato nel sesto di 7 minuti di recupero. Dario da ex in casa Cannara, vedendola da fuori? Nel senso dispiace, ora non so le prossime partite chi dovranno affrontare, però a 2 sconti diretti Foligno San Giovannese, domenica però trasferta in casa del Follonica Cavorrano. Non è facile, nel senso, pareggiare una partita così diciamo al 96esimo non è facile. Vedendo l'immagine ora non so se era rigore o meno, però è una palla che va sul fondo, quindi anche la partita è finita, poi praticamente partita finita, dispiace, però non so se si potrà salvare, ecco. Andiamo in eccellenza, iniziamo dalla capolista perché Don Luca Scalpita vuole rivedersi la vittoria della sua Orvietana contro l'Olimpia Tirus, ha deciso dal dischetto Bracaletti, la partita ce la racconta Marco Gobbino con le riprese e il montaggio di Gabriele Pelliccia. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6. Orvieto, telefono 0763 340784. Terzo tentativo, l'Orvietana ce la fa a battere l'Olimpia Tirus sfatando il tabù che la voleva sempre sconfitta da quando i Ternani sono in eccellenza. Una partita con emozioni centellinate e 3 punti che portano la squadra di Ciccone in addirittura d'arrivo già domenica prossima, in teoria, quando giocherà ancora in casa contro il Sansepolcro. Per l'Orvietana potrebbe scattare la matematica certezza della Serie D. Formazione inedita per Ciccone che tiene Greco in panchina, esposta a Vicaroni a centrocampo, Sugone invece presenta Cole e Giubilei come centrali difensivi e si affida ovviamente a Tramontano là davanti. Ma le idee dell'allenatore orvietano non riescono a vedersi in opera più di tanto a causa dell'infortunio capitato allo stesso Vicaroni dopo appena 15 minuti. Al suo posto entra Cotigni che si posiziona accanto a Proietti così da ripristinare lo schieramento di sempre. Il primo tiro in porta che si vede dopo una fase iniziale favorevole all'Orvietana ma senza conclusioni è di Pigazzini che prova la conclusione dopo una respinta non precisa della difesa di casa, ma Frola è attento. La risposta dell'Orvietana poco dopo con il colpo di testa finito di poco alto ad opera di Fa per due da calcio d'angolo battuto da Capitan Bracaletti.
I calci da fermo del capitano di casa rappresentano sempre dei pericoli, come al minuto 28 quando la punizione di Bracaletti finisce nello specchio della porta ma trova preparato Romanini. L'occasionissima l'Orvietana la ha poco prima dell'intervallo, quando al 44esimo approfitta di un passaggio filtrante Nicodemo che gli consente di presentarsi davanti al portiere, ma Romanini non si fa ipnotizzare e para la sua conclusione. La ripresa inizia con gli stessi effettivi e c'è una protesta dell'Orvietana dopo 7 minuti, quando Guazzaroni, servito in area, cade dopo un contrasto, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per fischiare alcunché. Un minuto dopo invece Bracaletti riesce ad aprire il gioco sul fronte opposto, dove Nicodemo prova una conclusione che invece finisce alta. L'Olimpia Tirus chiude tutti gli spazi, quando può fa muro anche a centrocampo, ma non riesce mai a servire Bomber Tramontano in attacco. I Terrani però sfruttano la posizione avanzata della difesa dell'Orvietana e lanciano Agostini al 10° minuto, ripartenza che trova impreparata appunto la retroguardia di casa. Ci vuole allora l'intervento di Frola ad evitare il gol degli ospiti. Si dispera Agostini. L'Orvietana non riesce a trovare trame lineari che le consentono di presentarsi pericolosamente negli ultimi metri. D'altro canto gli ospiti sembrano più puntare a mantenere lo status quo che a rischiare qualcosa. Passano così oltre 20 minuti senza nulla da segnalare. Poi al 37esimo, su un'incursione di Nicodemo in area che resta a terra, l'arbitro fa segno di proseguire. Bracaletti dalla linea di fondo fa partire un cross che nessuno riesce a raccogliere. Ma pochi secondi dopo eccolo il rigore per l'Orvietana, che deciderà l'incontro. L'intervento di Cola su Bracaletti è giudicato falloso, c'è giallo pure per il difensore ospite. Dagli 11 metri si presenta il capitano, che realizza e porta in vantaggio i suoi. I biancorossi a questo punto gestiscono ormai senza fatica gli ultimi minuti, incamerando l'ennesima vittoria di una stagione esaltante per l'Olimpia Tirus, una sconfitta che la lascia nella bagarre della lotta per evitare i play-out, ma con la consapevolezza di essere una squadra viva e sul pezzo. Eh sì, oggi penso che abbiamo messo un'ulteriore ipoteca sul cammino che stiamo facendo, straordinario, dalla prima alla 29esima questa, e credo sia un qualcosa di straordinario che stiamo facendo tutti insieme. La matematica ancora manca, però ci siamo. Guarda, ancora presto, aspettiamo la matematica, però penso che oggi abbiamo messo un altro bel tassello per appunto raggiungere questa vittoria, che è stata meritata sul campo tutte le domeniche. Siamo scesi in campo, ormai non so quante giornate abbiamo fatto, però ogni domenica abbiamo dato filo da torcere a tutti quanti, tutti i ragazzi, tutti quanti, e per adesso ce la stiamo meritando, diciamo questo. Ma no, abbiamo fatto una buona partita, quello che era nelle nostre possibilità, perché avevamo dell'assenza, che non perché chi ha giocato ha demeritato, anzi, soltanto che per quanto riguarda un po' l'equilibrio di squadra erano delle assenze pesanti. Sì, a centrocampo, perché Grassi non si regala così facilmente, però credo che gli si può dire niente. I ragazzi hanno fatto una gran prestazione, ce l'hanno messa tutta, abbiamo giocato contro una grande squadra che ha vinto il campionato, e quindi c'è un po' di rammarico perché abbiamo preso gol alla fine, ma tutto sommato penso che non possiamo recriminarci così, niente. Io l'ho detto entro i spogliatoi fine primo tempo: le partite finiscono al centesimo, noi dobbiamo stare sul pezzo fino al centesimo. Infatti abbiamo fatto gol, non mi ricordo quanti, quasi alla fine. È una squadra, i ragazzi sono fantastici, non c'è da dirgli nulla, si applicano tutta la settimana, gente che sta sempre sul pezzo, non molla mai. Quindi è dall'inizio dell'anno, prima della partita gli ho detto, dall'inizio dell'anno sono 7-8 mesi che tiriamo sta carretta, cerchiamo di portarla a casa quando prima è possibile. Non so come sono i risultati, non so cosa hanno fatto, però noi pensiamo a domenica prossima. Finché non c'è la matematica, noi le giochiamo tutte fino alla fine. Il gesto tecnico più bello apprezzato, io direi che è la finta di corpo di Alvaro Arcipreti per evitare un gavettone nel momento in cui si festeggiava nello spogliatoio. Allora, Don Luca, facciamo i seri. Qualora la matematica dovesse arrivare fra due turni, sì, si giocherà
il sabato di Pasqua, giusto? Sì. Tu immagino avrai da fare sabato di Pasqua, quindi ecco, parla con i ragazzi dell'Orvietana, evitiamo di fare proprio il 16 aprile la festa, giusto? Perché ecco, allora giustamente tu sarai impegnato, domenica prossima potrebbe essere invece l'occasione giusta. Sì, non so, stanno a più 11. Più 11 a 5 giornate dalla fine, Lama permettendo, però Lama fermato sull'1-1 dalla Nestor sarà il prossimo servizio che andremo a vedere. Ti salutano però sulla pagina Facebook, ma ti saluta anche Diego Marinelli. Ah, grande Diego, grande Diego. Presidente dell'Associazione Gli Amici di Cate, fra l'altro sai, è tornato in campo con la WISP, con i ragazzi del centro gomme. Mi dicono di un gol straordinario, come neanche il miglior degli Ulis avrebbe saputo fare, un mancino dei suoi alla di Diego Marinelli. Anche lì hai portato bene, perché tu quello che tocchi diventa oro. Tocchi Diego Marinelli che non giocava una partita da 2 anni, va a giocare con la WISP e segna. Domenica prossima faranno faville. Una grande cena Diego Marinelli. E andiamo proprio con le foto. Qui ti volevo, infatti abbiamo, riproponiamo anche. Questa è la foto tua con la piccola Cate, che salutiamo. Salutiamo la grande. Salutiamo Caterina che ci sta guardando e poi ne parliamo, perché tu hai avuto una bella idea e ne parliamo. Senti, cosa ti ha detto Cate domenica? Cate era contenta, abbiamo riso un po', abbiamo un po' scherzato. Io invece sono stato cicchettato proprio, perché mercoledì ho seguito il recupero della vittoria dell'Eller a Branca, audio di Caterina, mi ha detto come vieni a Branca, non vieni neanche a salutarmi, vedi Don Luca che è una persona seria, è venuto, tu sei passato e te ne sei andato. Ho fatto tutto il giro, da guardo Branca, però, Caterina mi ha insultato giustamente. Salutiamo Cate, tu hai fatto uguali, Gubbio, tutto il comprensorio. Una bella cena finale. Cena finale, abbiamo anche un'immagine, abbiamo una foto anche qui, relativa proprio alla cena, con il buon Diego Marinelli che per l'occasione si è fatto anche è il primo selfie della sua carriera, devi sapere. Ma cena eravamo in gran forma, in forma campionato. Senti, parlando prima della trasmissione, cosa vorresti fare? Campionato vinto dall'Orvietana da qui alla fine? Allora, a me piacerebbe fare una partita amichevole con coloro che hanno giocato prima, quindi sono gli allenatori, il grande Luca Grilli, che saluto perché mi ha portato anche dentro lo spogliatoio del Castiglione del Lago. Io ormai sono diventato... Quando sei andato nello spogliatoio del Castiglione del Lago? Quando abbiamo fatto la partita Orvietana-Castiglione del Lago, mi ha fatto vedere... Lì però tu calcisticamente funzioni solo per l'Orvietana. per gli altri non funzioni. Senti, però... Durante la stagione c'è stato solo uno screzio, no? Sì. Per quanto riguarda l'Orvietana, sì, giusto? Sì. Con Massa Martana, sì. Finale di partita un po' così. Qual è la tua idea? No, la mia idea è che alla fine bisogna trovare la pace. Io poi, sono stato responsabile a pastorale giovanile tutta la diocesi di Orvieto Todi, arriva fino a Massa Martana. Quindi io, quando vado al bar di Massa Martana, mi piacerebbe che ci sia un rapporto bello. Possono succedere, loro possono giocatori, me lo insegnano a me che dentro il campo, però dopo bisogna dimenticare. Cioè... Vedi come sono tranquilli Nicolò e gli altri, vengono una partita 12 gol ciascuno, un gol per uno e via in scioltezza qua. Però questo fa parte anche dello sport. Quindi un amichevole per fare un po' pace, mettiamola così, Orvietana Massa a fine stagione. Sì, si potrebbe fare, sentiamo... Arbitri tu, hai trascorsi da arbitro? No, c'è mio fratello, è stato arbitro in eccellenza tanti anni, poi presidente degli arbitri della... Esatto. Salutiamo tutti i fratelli. Tutti i fratelli. Facciamo il momento Amarcord, vai, saluta tutti i tuoi fratelli. Lascia stare, ce l'ho due, uno più pesante di un altro, perché uno è giornalista. Uno Roberto, fammelo salutare, maestro nel giornalismo, insomma. Maestro nel giornalismo. Abbiamo una chicca per quanto ti riguarda che tireremo fuori dopo. Quindi, amichevole per riappacificare un po' il clima, un amichevole anche con giocatori, ex giocatori. Ex giocatori. In onore di Caterina, e ora essendo un po' seri su un puzzetto, i giocatori devono sentire questa sensibilità
anche la vita ha dei problemi, lo vediamo con Caterina, malattia, e questo è importante, fare un amichevole dove ognuno si mette a disposizione. È stata fatta un'iniziativa prima della pandemia, le magliette, tutte le squadre eccellenza sono entrate in campo con la maglietta dedicata a Cate. Allora senti, ci mettiamo al lavoro per organizzare un amichevole? Io sono a piena disposizione. Perché... qualche giocatore anche importante, giocatore vero, non Luca Grilli, insomma qualche giocatore vero. Vabbè, io Gli Iulis Colombi li invitiamo? Sì, sono all'altezza. Hanno fatto 12 gol per uno. Con l'ok di Don Luca, saranno fra i partecipanti. La squadra delle All Stars, la mettiamo così. Devi pensare che è diventata Caterina Orvieto. Boss, le parrocchie, tutte vogliono dare le mie parrocchie, tutte, facciamo un'offerta, tutte, perché c'è una capacità di aggancio questa situazione. Questa però è una capacità che hai tu, non ti dico chi me l'ha detto, ma mi hanno detto, la sua qualità più grande è che fa del bene e sta zitto, non lo dici, vero? Amen. Davanti all'amen si chiude il discorso, andiamo dritti al che carini, per guardarci l'1-1 fra Nestor e Lama che ci racconta Alvaro Angeleri. Zanelli e Celeschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Puoi rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cirbara, in via Cante 1B. Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza. Mattone dopo mattone. Nestor e Lama 1-1 al termine di una partita di grande intensità. Al 22esimo Volpi punizione, i legni salvano la Nestor che sulla ribattuta un attaccante butta al vento. Al 33esimo è Giabbecucci che impegna Vaccarecci che si deve allungare per salvare sul gran tiro di Giabbecucci. Appunto al 35esimo palla per Bartolucci che entra in area, va alla conclusione mancando però il bersaglio. Al 44esimo il gol che porta in vantaggio gli ospiti. Poeti diagonale che Baldoni intercetta ma non trattiene. Primo tempo dunque con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Nel secondo tempo è tutta un'altra cosa. Già al primo minuto un assolo di Davide Sisani che dopo aver scambiato con il fratello entra in area, spara un diagonale sul quale Vaccarecci si supera. Al nono ancora Vaccarecci versione Donnarumma e su contrasto di Faraghini il pallone al limite per la facile conclusione di Fastellini, ma il pallone sorvola la traversa. Al 14esimo il gol del pari. L'arbitro fischia un fallo di mani in area di Bei e il rigore lo trasforma Fastellini. 1-1 e Nestor sempre all'attacco. Al 18esimo guardate cosa combina Giabbecucci, fa tutto bene tranne la conclusione finale. Un minuto dopo assist di Fastellini per D'Ambrosio che batte a colpo sicuro, ma il miracolo di Vaccarecci salva la porta del Lama. A quel punto la partita sembra volgersi a favore della Nestor, ma al 31esimo una doppia ammonizione di Ciurnelli lascia gli azzurri in 10 e nell'ultimo quarto d'ora la Nestor è brava a non farsi impegnare troppo dalla squadra ospite. 1-1 sostanzialmente giusto, ma la Nestor qualcosa ha da recriminare. Ma intanto diciamo che è giusto il pareggio, dai, l'unico rammarico probabilmente è andando in vantaggio, poi ecco, potevamo forse essere più attenti e iniziare meglio il secondo tempo e portarla fino alla fine. Il pari ce lo prendiamo per com'è maturata la fine, ma è una partita che sinceramente con obiettività è stata impari, nel senso abbiamo dominato l'avversario, siamo andati sotto immeritatamente il primo tempo, ora siamo andati sotto. E sti ragazzi hanno un cuore incredibile, so clamorosi da questo punto di vista e anche 9 abbiamo difeso senza mai rischiare, quindi il punto è più che meritato. Hai visto le immagini, Dario? Il Lama arriverà a Dellera nel sabato di Pasqua, quindi? Vediamo intanto domenica a San Sisto, poi cercheremo di fare risultato a San Sisto per almeno rimanere a 3 lunghezze dallo scontro diretto. Poi ecco, noi ad oggi l'obiettivo è rimanere nei playoff. Vediamo dove arriviamo. Certo. Di fare un filotto così te l'aspettavi, sinceramente? Cioè 9 risultati utili di fila con questi numeri. La qualità anche alla squadra, sì. Mm-hmm. Chiaramente un po' inaspettato, nel senso, sì, magari ci pensi, però
non è facile, ecco, ogni partita vincerla e soprattutto nelle ultime partite prendere due gol. Abbiamo lavorato tanto nella sosta e ecco. Cioè, cosa ha fatto Ciucarelli? Era martello. Allenamenti anche la domenica mattina, eh? A che ora? Alle 10:30. Cioè prima della messa quasi, Donny, qualcosa, eh? Cioè, Ciccone. Siete messi peggio di Don Luca di domenica mattina. Il che è tutto dire. Hai visto l'Ellera, Nicolò? Conosci bene anche le altre. Ponte Valle Ceppi ormai secondo posto, un po' una chimera, mettiamo così. No. Ecco, quindi chi arriva seconda? Una bella domanda, dipende tanto dagli scontri diretti. Adesso come adesso vedo bene l'Ellera, la vedo molto bene. Lama ci ho giocato contro il girone d'andata, non so come stanno ora, però è una lotteria. Come parli da ex, No, è una lotteria. Io... No. Intanto allora sai che facciamo? Ci guardiamo la Narnese, che oggi ha vinto 5-0 ad Assisi contro la Fortitudo Assisi Subasio. Allora il servizio è di... Allora, fra poco andremo a vederci la Narnese, mi dice Leonardo. Cesarone dalla regia ancora no, e io lo so che Leonardo tu l'hai fatto per accontentare Nicolò e Dario, che vogliono rivedere i rispettivi gol. Allora andiamo dritti al Fioroni, ci andiamo a vedere proprio la vittoria dell'Ellera, il 2-1 sul Ponte Valle Ceppi, il servizio di Giacomo Cavarai. Lunedì 4 aprile non prendere impegni e partecipa al nostro Grand Opening. Apriamo le porte della nostra palestra. Un mese in omaggio e abbonamenti a prezzi shock di prevendita. In omaggio, insieme all'iscrizione, avrai borsone, borraccia e asciugamano. Sei già iscritto? Vieni a festeggiare con noi. Porta con te un amico. Se si iscrive quel giorno, per lui l'iscrizione sarà gratuita. E per entrambi, un mese in omaggio. A partire dalle 18, brindisi aperitivo con taglio della torta. Ti aspettiamo! La 29esima giornata dell'eccellenza regionale ha visto di fronte allo stadio Fioroni di Ellera i locali di mister Ciucarelli in bianco celeste contro gli ospiti del Ponte Valle Ceppi di mister Lisarelli in completo nero. Ha diretto il signor Capoccia di Perugia, assistito dai signori Suriani e Dandola di Perugia, anche loro. Dopo il minuto di silenzio in memoria di Passeri Franco inizia la partita e dal quarto minuto c'è la prima conclusione di Colombi che Biscarini blocca. Altro pericolo per gli ospiti al nono, su punizione di Veneroso. Polidori di testa impegna Biscarini che respinge. Al 18esimo sostituzione di Dragoni per infortunio ed entra Battistelli. Passano 20 minuti, arriviamo al 38esimo, conclusione dal limite dell'area di De Iulis che Battistelli blocca. La partita continua ad essere molto combattuta e giocata a ritmi elevati. Al 42esimo, su cross di Colombi, Polidori di testa spedisce oltre la traversa. Al 45esimo, su cross dalla destra di Mommi, Urbanelli devia, Battistelli blocca. Il primo tempo termina sullo 0-0. Con le riprese del montaggio di Luca Ficola passiamo alla seconda frazione di gioco e dal sesto minuto su cross di Veneroso Colombi porta in vantaggio l'Ellera, quindi siamo sull'1-0. Arriviamo al 12esimo, splendida conclusione di De Iulis che realizza il gol del pareggio, 1-1 per gli ospiti. Al 20esimo la punizione di De Iulis finisce di poco sul fondo. E due minuti dopo, siamo al 22esimo, Biscarini salva la sua porta su incursione di Bazzucchi con un tempestivo intervento. La partita continua ad essere molto combattuta, con continui cambi su entrambi i fronti d'attacco, ma di occasioni pericolose non ne rileviamo. Arriviamo al 42esimo, Ubaldi con un gran destro al volo realizza il secondo gol per i locali, quindi siamo sul 2-1 per l'Ellera. 4 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, al termine dei quali l'Ellera batte il Ponte Valle Ceppi per 2-1. Partita combattuta e purtroppo i dettagli, piccoli dettagli. Abbiamo fatto, cioè, venire a casa stasera a raccontare che abbiamo perso diventa difficile, però parlare di sfortuna non possiamo dire che è sfortuna, perché non è nemmeno un alibi, sono piccoli dettagli. Sapevamo che erano bravi in queste situazioni, abbiamo concesso secondo me un calcio d'angolo evitabile e da lì è nato il gol, hanno vinto la partita, finito, punto, stop. Però dopo
rimane comunque una prestazione sicuramente buonissima al cospetto di una squadra che non prendeva gol da 6-7 giornate. Siamo riusciti a fargli gol, questo è sicuramente positivo, però la differenza tra il diventare importanti e magari rimanere lì nel limbo è proprio questa, piccoli dettagli, tutto qua. Allora, una partita molto combattuta, a un certo momento la squadra era molto stanca, la nostra, perché viene da 3 partite in una settimana. Comunque diciamo che i ragazzi ci hanno creduto, alla fine l'episodio l'abbiamo fatto girare da parte nostra, è venuta questa vittoria che ci fa ben sperare per il futuro, ecco. Dario, Mauro Cuppoloni non è che si è arritrato della pubblicità, spiegaglielo, sì, prenditi la telecamera. Mauro, 9 risultati tutti di fila, 7 vittorie consecutive, spiegaglielo. No, no, infatti strano vederlo anche lui a fare l'intervista, però alla fine quello che hanno detto è giusto, nel senso abbiamo fatto un buon primo tempo noi, loro hanno fatto meglio nella ripresa e se vai a analizzare la partita forse il pareggio era quel risultato più giusto, però è, siamo riusciti a sfruttare gli episodi, quindi vedi l'esperienza di Dario, ormai ha ragione, ci diciamo che quindi pareggio. Senti, voglio che mi commenti la punizione, considerando che in porta c'era Battistelli, punizione. No, io ero in barriera e quando è partita, insomma, poi dopo si è visto subito. Ti scrivono, gran gol, Nico, anche oggi. E quindi, grazie. Ho visto anche l'esultanza di Dirma, insomma, Dirma come... Cosa vuoi dire a Dirma? Ringrazio. No, saluto, grazie. Gli ho dato 50 euro. Ah, poi sì, no, al gol che hai realizzato. Poi mandiamo in onda la faccia di Caterina quando ha sentito dell'amichevole, fra poco. Adesso però ci andiamo a vedere la vittoria del Branca nell'anticipo di ieri, 3-0 sul Gualdo Casacastalla, vittoria che di fatto permette alla formazione di Marco Passeri di festeggiare la salvezza. Salve a tutti, sono Rosy Luca, osteopata e titolare del centro medico Fisiosalus. Oggi voglio raccontarvi del mio sogno che è diventato realtà. Fisiosalus nasce nel 2015 da una superficie di 60 metri quadri e contava 3 fisioterapisti. Oggi la nostra equip è formata dai migliori medici, osteopati, fisioterapisti, kinesiologi che ci sono nel settore sanitario e conta 60 professionisti su una superficie di circa 800 metri quadri. Abbiamo creato tutto questo per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e sviluppato soprattutto dei percorsi terapeutici che puntano alla prevenzione della salute. Tutto ciò è stato possibile attraverso il continuo aggiornamento, impegno, studio di ogni membro del nostro staff, andando sempre alla ricerca del meglio per i nostri pazienti. Non c'è nulla che più caro che la nostra salute e Fisiosalus è qua per questo. Il Branca vince per 3-0 il derby con il Gualdo Casacastalda e conquista 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Buon primo tempo degli uomini di mister Tomassoli, ma nella ripresa l'11 di casa è riuscito a imporre un altro ritmo, trovando le 3 reti con Gilardi, Cacciamani e Francioni. La prima conclusione è proprio del Gualdo, ma l'incornata di Garufi al 6° minuto non è precisa. Il Branca si rende pericoloso al 18°. Antonini respinge male un traversone di Fondacci, ma Marco Gaggiotti con il sinistro non trova la porta. Alla mezz'ora lo stesso Fondacci cerca la deviazione vincente, ma il colpo di testa non spaventa il numero 1 ospite. 2 minuti dopo, il Branca rischia di passare in vantaggio, anche se in modo casuale. Il campanile di Monacelli sbatte sulla traversa, e poi la difesa riesce a liberare. Al 35°, la migliore occasione per il Gualdo Casacastalda, con Pelliccia che dalla sinistra rientra sul destro e conclude, ma senza impensierire la Fazio. L'ultima occasione del primo tempo è ancora per il Branca, ma Vispi non trova la deviazione vincente sul cross di Alessandro Gaggiotti. I padroni di casa partono fortissimo nella ripresa. Al terzo ci prova Marco Gaggiotti. Sugli sviluppi del corner successivo ci prova anche Francioni, ma Antonini risponde presente. Ancora calcio d'angolo e Antonini deve intervenire sulla deviazione di Paparelli. Tra il 4° minuto e il 6° minuto il Branca reclama 2 rigori per 2 tocchi di mano in area, ma il gol è nell'aria. Lo realizza al 7° minuto Mauro Gilardi, che trova la deviazione vincente sulla punizione laterale di Giambi. La reazione degli ospiti è nel sinistro da fuori area di Pelliccia, ma la Pazio blocca a terra sicuro. Al 14°, Sannipoli crossa dalla sinistra e Francioni va vicino al gol del raddoppio. Il 2-0 arriva al 21°, con il cross di Cacciamani, entrato da 1 minuto, che sorprende Antonini e finisce in fondo al sacco. Al 34° minuto, l'incornata di Fontacci si stampa sulla traversa. A 2 minuti dalla fine, sotto il diluvio, arriva anche il gol del 3-0. La firma è di Francione.
Sì, è una partita difficile, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Credo che sia normale, dopo il nostro periodo, avere una partenza un po' contratta. Poi nella ripresa i ragazzi si sono sciolti psicologicamente e trovando il primo gol siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Comunque è l'ennesima prova dei ragazzi, ottima prova dei ragazzi, che anche in questo periodo dove magari i 3 punti non arrivavano, le prestazioni sono state sempre al top. Quindi un bravi a tutti i ragazzi e siamo sempre più vicini al nostro traguardo, che è la salvezza. No, non è che siamo un po' sciolti, è che in una partita ci sono più partite. Loro hanno trovato quell'entusiasmo, noi non riuscivamo chiaramente a uscire come il primo tempo, un po' la fatica, un po' il momento della gara. Poi preso il primo gol, vabbè, il secondo è stato proprio un gol di fantascienza, perché Dan Cross è nato una palla che ha preso una parabola, è andata a finire sotto il secondo palo. Dopo il campo ha cominciato a allentarsi, la fatica veniva fuori, perché chiaramente noi contro squadre così e anche in campi pesanti fatichiamo, perché fisicamente siamo un pochino più gracili dell'avversario, vuoi l'età e vuoi la struttura. Dispiace perché il 3-0 è un po' pesante, no? C'era gente al Santa Barbara, sì. Ha detto Don Luca guardando le immagini, c'era anche Nicolò De Giulis, che sì. Quando non gioca devi sapere, è il capo ultra del Branca. Okay. Quindi che Branca hai visto? No, è una bella partita, è stata una bella partita. Primo tempo, nel senso, primo tempo non bellissimo, il secondo tempo già più bello, dopo il Branca ha trovato il gol del vantaggio, c'erano anche... Sei andato via a fine primo tempo? No, sono andato via... Sono andato via 10 minuti dalla fine, perché dopo è iniziata a diluviare, quindi sono andato via. Ecco. Però vittoria giusta. Sempre presente nella curva Max, Nicolò De Giulis. Sì. T'avevo promesso, sì. T'avrei fatto vedere Caterina. Sì. Andiamo con Caterina. Eccola qua, la piccola Cate, appena sentito che hai parlato di un amichevole con giocatori importanti. Eccola qua. E salutiamo Cate, ci attrezzeremo, noi ci metteremo subito al lavoro. Appena avremo... su base un arnese ce la guarderemo, intanto apriamo una finestra sulla promozione. Girone A sempre molto combattuto, anche se il Ventinella nelle ultime 2 domeniche ha mandato 2 bei segnali al campionato, l'ha fatto anche oggi battendo 3-0 il Magione al Comunale di San Sisto. La partita ce la racconta Alessio Anselmi con le riprese e il montaggio di Leonardo Cesaroni. E l'altro cana. Fra poco andremo a San Sisto. Senti Nicolò, tu che sei l'esperto del girone A, può essere un allungo decisivo questo? Mancano 7 giornate, Tavernella ha una partita da recuperare, -6, ha 2 scontri diretti adesso in sequenza, sabato FC Castello, poi mercoledì 13 recupero con la Ponte Vecchia. Se i 2 scontri diretti sicuramente vorranno dire tanto. Ventinella penso che comunque, quanti punti che mi ricordo adesso? Più 6. 6 punti sono tanti. Che ti dico, Nico? Penso che ormai, non per fare nessuno assolutamente, però penso che avendo anche gli scontri diretti sotto... Se c'è da gufare qualcuno ci facciamo pensare Don Luca, tanto nessuno può dirgli niente. Quindi con Don Luca non rischiamo assolutamente niente. Andiamo a San Sisto, chiedo conferma? Allora andiamo avanti, ci andiamo a vedere Mantegnana, Ponte Vecchio, poi torniamo
a San Sisto. Allora andiamo con la vittoria della Pontevecchio, che è lì, come detto c'è il recupero con il Tavernelli in programma mercoledì 13 aprile. Intanto però è arrivata una cinquina importante della formazione di Lorenzo Caldarelli, che ha battuto 5-1 il Mantignana Montemalbe in trasferta. Il servizio è di Fabio Massoli con le riprese e il montaggio di Giorgio Polli. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Professionalità e serietà costruite negli anni. Piero Pisello e Matteo Mallini sono a tua disposizione per ogni esigenza. Da noi trovi il giusto mix fra gioventù ed esperienza nel mondo assicurativo. Analisi del rischio per private aziende, consulenza a 360 gradi. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Sorriso e cordialità a portata di polizza. Pontevecchio scendono in campo nel match valido per la 27esima giornata del campionato regionale di promozione Girone A. I padroni di casa, reduci dal KO esterno contro la Marra San Feliciano, cercano un risultato utile tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona play-out distante al momento appena tre lunghezze. I pontani invece, dopo il turno di riposo forzato, visto il rinvio della sfida contro il Tavernelle, hanno tutta l'intenzione di centrare il decimo successo esterno stagionale e rafforzare la propria posizione di classifica, che li vede in piena lotta per il primato. Arbitro dell'incontro è Giulia Cannizzaro di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Stocchi e Goretti. La cronaca. Al sesto, primo squillo dei padroni di casa. Cross dalla sinistra per Cenerini, che anticipa la difesa rosso-verde e tenta la girata al volo, colpendo però male e sparando alto sopra la traversa. La Pontevecchio è scoperta sul proprio asse di destra e al decimo un'azione fotocopia alla precedente porta Koulibaly al traversone teso e al colpo di testa ancora di Cenerini. Il tentativo è però centrale e Bagnetti para senza problemi. Al 27esimo De Pretis brucia in velocità Peverini, che lo sgambetta nella propria area di rigore. Per l'arbitro, anche col supporto del secondo assistente, e calcio di rigore in favore della Pontevecchio tra le proteste dei locali. Dal dischetto si presenta lo stesso De Pretis, che con freddezza spiazza Speziali. Mantignana 0, Pontevecchio 1. I biancoverdi accusano il colpo e due minuti più tardi, su un cross dalla destra, Battistelli prima trova la risposta di Speziali e poi sulla ribattuta il fondo della rete per il raddoppio ospite. Mantignana 0, Pontevecchio 2. Al 40esimo torna a rendersi pericolosa la squadra di Rubeca, con Koulibaly che calcia al volo da buona posizione, spedendo però non di molto alto sopra la traversa. Il parziale sembra non dover cambiare fino al termine del primo tempo, ma al 44esimo Bagnetti la combina grossa, prendendo male il tempo su un cross da sinistra. Cenerini non perdona e di testa lo anticipa, riaprendo così il match. Mantignana 1, Pontevecchio 2. Con le riprese e il montaggio di Giorgio Polli passiamo alle immagini dei secondi 45 minuti. Alla sesto, occasionissima per gli ospiti, azione manovrata sulla sinistra, palla sui piedi di De Pretis con Speziali ormai battuto, ma la difesa di casa riesce a salvare in extremis sulla linea, evitando così la terza marcatura avversaria. La partita attesa già dal primo tempo si incattivisce con tante interruzioni e un paio di accenni di rissa. Al 24esimo problemi invece per il direttore di gara Cannizzaro, costretta all'intervento dei sanitari per un lieve malore dopo una pallonata fortuita al volto e con il gioco fermo per diversi minuti. Alla ripresa del gioco, al 31esimo arriva il terzo gol della Pontevecchio, pallone che attraversa tutta l'area di rigore del Mantignana senza nessuno che riesca ad intervenire. De Pretis ringrazia e da due passi trova il tapin vincente, che vale la doppietta personale. Mantignana 1, Pontevecchio 3. È la domenica del numero 7 Pontano, che al 35esimo trova anche la tripletta personale. Controllo al limite dell'area e destro a giro fuori categoria, sul quale Speziali non può davvero arrivarci. Mantignana 1, Pontevecchio 4. Sul match scorrono di fatto i titoli di coda con largo anticipo e la squadra di Cardarelli dilaga con la quinta rete un minuto più tardi. Lancio sul filo del fuorigioco per Passeri, che senza alcuna opposizione della difesa di casa non ha problemi a trovare il gol. Mantignana 1, Pontevecchio 5, passivo questo assolutamente esagerato per quanto visto in campo, ma che è quello con il quale si chiuderà la sfida. E triplice fischio a Mantignana dopo 6 minuti di recupero. Al comunale Rotoni, Pontevecchio batte Mantignana 5-1. Non era facile per la Pontevecchio vincere in un campo come questo, partita aperta fino al 35esimo, al 30esimo del secondo tempo, ma è da vittorie come queste che forse passano i campionati. Ma insomma, era un campo difficile, lo sapevamo. In effetti il primo tempo è stato tosto, nel senso che il Mantignana ci pressava, ha una grande intensità e una densità intorno alla palla e ci ha creato qualche difficoltà, però l'abbiamo sbloccata. Poi sul 2-0 il gol del 2-1, insomma, è stato un piccolo inciampo, forse
mi dicono c'era anche un fuorigioco, ma comunque non è importante. Poi al secondo tempo devo dire che la squadra, a dispetto di un primo un po' opaco, ha fatto una partita sontuosa, insomma, con grande autorità. Abbiamo creato subito due occasioni per fare il 3-1, poi abbiamo trovato il 3-1. Ci siamo permessi anche il lusso di sbagliare due gol clamorosi a porta vuota. Insomma, penso che il risultato sia rotondo e legittimo. Senza nulla togliere al Mantignana, che ha fatto una partita importante, ben organizzata, d'orgoglio, però oggi la squadra, insomma, si è espressa su alti livelli e sono molto soddisfatto. Risultati rotondi come questi danno grande morale alla squadra in vista di un finale di stagione che sarà veramente una battaglia, vista anche la classifica. Ma sì, è una battaglia su tutti i fronti, ma sono comunque tre punti, che arrivino col 5-1, con l'1-0, sono comunque tre punti. Io mi soffermo più sì. La mia squadra ha interpretato molto bene la gara, siamo andati sotto 2-0 con un rigore e un tiro soltanto. Noi abbiamo avuto delle occasioni, siamo andati sul 2-1 che ci ha riaperto la partita, abbiamo ripreso forte, pistando un po', dopo un po' la sosta dell'arbitro, un po' il terzo gol ci ha tagliato le gambe e lì è venuta fuori la differenza di rose tra noi e la Ponte Vecchia. Ripartire da un passivo così pesante, la ripresa degli allenamenti, come sarà, cosa dirà ai suoi ragazzi in vista di un finale di stagione dove sarà vietato sbagliare nelle partite in cui sarà obbligatorio fare punti? Ma con loro già ci ho parlato, martedì difficilmente io parlo il martedì, perché soprattutto quando si perde, i ragazzi lo sanno, io prendo sempre il bicchiere mezzo pieno. Più 3 della Ponte Vecchio sull'FC Castello, che come detto sabato avrà uno scontro diretto contro il Tavernelle, e allora partita successiva ci vedremo una vittoria del Ventinella contro il Magioni. Adesso ci vediamo invece il successo dell'FC Castello a Montone, la partita ce la racconta Luca Biacci con le riprese e il montaggio di Enrico Luchetti. Italia Castello San Secondo in serie positiva da 6 turni, ma reduci da 2 pareggi interni che hanno in qualche modo frenato la rincorsa della squadra di Mariano Della Monica al secondo posto. Montone invece, che quest'anno soffre più del previsto tra le mura amiche, dove ha perso 5 volte. Derby sentito tra due formazioni comunque in salute, assenti Locchi nel Montone, Ascione, Oxa, Panfili, Piccini, Campagni e Palla invece nel Città di Castello San Secondo. Tiro di Rocchini in apertura che Tassi controlla senza problemi, il ritmo è subito alto, le due squadre giocano con intensità. Al quarto minuto Football Club Castello San Secondo ancora pericoloso con Orecchiuto che fa viaggiare Michael Salis, la conclusione è sbilenca e l'azione sfuma. È il Montone a sciupare la più ghiotta delle occasioni per passare in vantaggio. Calcio di punizione sulla tre quarti calciata da Fodaroni. Ceppodomo dà la palla per la corrente della Rina, che in piena area di rigore viene steso da Iuri Salis. Calcio di rigore giusto, Ceppodomo si presenta dagli 11 metri con un tiro poco angolato e neanche tanto forte che Rossi intuisce. La partita non dà un attimo di tregua e al 12° Michael Salis elude la tattica del fuorigioco messa in campo dal Montone, ma Tassi in uscita è bravo a fermare l'azione. Poi le fiammate iniziali della partita passano, il ritmo si abbassa e per rivedere un'azione degna di nota bisogna aspettare la mezz'ora con la girata di Orecchiuto susseguente al cross di Mariotti che termina alta. Prima dell'intervallo, al 39°, grande azione personale di Basurli che riesce a crossare, la palla poi arriva a Della Rina con il suo tiro fuori misura che termina alto. Inizia la ripresa, il Football Club Castello San Secondo subito è pericoloso. Calcio di punizione di Cignarini, la difesa allontana ma sui piedi di Mariotti. Gran tiro e De Grilli a salvare di testa sulla linea. Al 9° invece grande palla di Ceppodomo per Scarselli che si fa ipnotizzare da Rossi con l'azione che sfuma.
Al 17esimo gran tiro della distanza del nuovo entrato Capanni, con Tassi che è bravo a non farsi sorprendere e a deviare la conclusione in calcio d'angolo. Al 26esimo il vantaggio dell'FC Castello San Secondo, con questo gran tiro a giro dell'ex Ceccarini. Tassi può solo guardare la prodezza balistica dell'attaccante ospite. Poi al 31esimo FC Castello San Secondo vicinissimo al raddoppio, con Tassi che è bravo a intervenire sullo sgusciante Calderini. Al 35esimo gran tiro di Orecchiuto, anche in questa occasione è bravo Tassi ad alzare la sfera in angolo. Poi risultano vani gli attacchi del Montone, la gara viene vinta dal Football Club Castello San Secondo. Borgo garantisce degli episodi, vittoria del Castello giusta? Ma obiettivamente penso di no, poi riguarderete le immagini, secondo me il Montone meritava molto più anche del pareggio, siamo partiti pronti via, abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo avuto occasioni, secondo me tu ne sei testimone, abbiamo fatto un'ottima partita giocando palla a terra e divertendoci, tutto rispetto per il San Secondo che è una buona squadra, un'ottima squadra, e alla fine probabilmente il pareggio non so se era giusto per il Montone, però è stata una piacevole partita. Mister Della Monica, complimenti per la vittoria, forse il pareggio sarebbe stato più giusto? Le chiedo. Sì, diciamo che è stata una partita dura, sapevamo di incontrare comunque un avversario molto difficile, composto comunque da individualità importanti, anche il Montone stesso si giocava comunque tanto in questa partita e viceversa noi. Sì, sarebbe stato più giusto il pareggio, però ecco, poi dopo il gol, diciamo che il secondo tempo siamo stati più equilibrati e quindi diciamo abbiamo gestito molto bene comunque anche il vantaggio. È normale che poi dopo gli episodi, come sempre, no? Mandano la partita da una parte o dall'altra, abbiamo avuto l'episodio del rigore sicuramente che ci ha avvantaggiato, ma è anche vero che prima del rigore avevamo avuto due situazioni con i Salis che non abbiamo sfruttato. Sta un po' mollando Nicolò De Iulis, ma è sempre messo meglio di Riccardo Fattorini, che domenica scorsa si è praticamente stirato in diretta, abbiamo mandato anche il video. Ci scrive Alessio Fastellini: porti fortuna a tutti tranne che a me, perché domenica scorsa è riuscito a sbagliare un rigore al quarto d'ora, oggi però ha segnato il rigore come abbiamo visto. Non è stato però di parola, perché ci aveva promesso un cucchiaio a telecamere spente, invece non se l'è sentita. La faccia di Don Luca. Don Luca, come avrebbe calciato il rigore col cucchiaio? No, il rigore deve andare dentro per bene. Senti, mi dicono che da piccoli eri un disastro, è vero? A Dorvieto facevi disastri nei giardini a Dorvieto. Ricordami come si chiama la Confaloniera. La Confaloniera, dici che eri semplicemente incontenibile. Era il re della Confaloniera. Sì. Con la talena addirittura viaggiavi nel vuoto, è vero? Volevo fare cose strane. Sì. Doveva intervenire sempre tuo fratello con qualche scappellotto. Cioè, ero fantasioso. Diciamo. Poi ci racconti anche come sei diventato Don, cioè da semplice Luca a Don Luca. Avventura. Perché vuole saperlo anche Nicolò. Dario no, ormai Dario tranquillo, insomma. Però insomma, Nicolò ha questa curiosità. Noi adesso invece andiamo a Magione. Le riprese del montaggio sono di Francesco le riprese del montaggio sono di Francesco Scapicchi, il servizio di Alessio Anselmi, Magione 0, Ventinella 3. Al Comunale di San Sisto va in scena un derby che vede sfidarsi la prima contro l'ultima della classifica, Magione per uscire dalle sabbie mobili, Ventinella per consacrare la sua posizione da primatista. 13esimo di gioco e Ventinella vicinissimo al vantaggio, punizione dal limite di Shea, salvataggio provvidenziale di Lazzarini che evita il vantaggio biancoceleste. Ventinella schierata da Bisello Ragno con un 4-3-3, con Zucconi fra i pali, Morucci, Checchi, Scappini e Timbri in difesa, Mariani, Pinazzi e Pici in mezzo al campo, Catani, Shea e Spiaggia nei tre davanti. Decisivo Zucconi 3 minuti dopo, errore di Timbri, ne approfitta Gennari ma è provvidenziale l'estremo difensore ospite che respinge la conclusione. Padroni di casa che scendono in campo con un 4-3-1-2 con Massarelli in porta, Fagioli, Federici, Marco e Lazzarini a comporre il reparto arretrato, Keorfi, Verziglioni e Consalvi in mediana, Canesid dietro la Luna Rossi e Gennari. Ancora occasione Ventinella con Spiaggia al 19esimo che batte a rete da posizione defilata, pronta però la risposta di Massarelli.
Un minuto dopo è Ventinella che protesta per un penalty nei confronti di Shea. Per Bartolucci e Gita di Castello però non c'è nulla. Sempre Ventinella in avanti ad insediare la porta di Massarelli, prima con Spiaggia al 22esimo che si fa ipnotizzare dal portiere e poi con Shea che da due passi calcia clamorosamente alto. Ventinella a pallettoni, con questa volta Catania al 32esimo alla ricerca del vantaggio. La sua conclusione viene però facilmente deviata in corner da Massarelli. Dopo tante occasioni il Ventinella riesce a concretizzare, 36esimo e Scappini è il più lesto a rubare un pallone in area, controllare e mettere la sfera alle spalle di un incolpevole Massarelli per l'1-0 Ventinella. Magione che al 39esimo spreca clamorosamente l'occasione del pareggio, l'uno rossi da due passi non approfitta della respinta di Zucconi e a porta spalancata calcia lato. Dopo un minuto di recupero termina 1-0 Ventinella la prima frazione di gioco. Con le riprese e il montaggio di Francesco Scapitti passiamo ai secondi 45. Raddoppia, sceglie al terzo di gioco, ma è tutto fermo. Il quadrine alza la bandierina, dubbi sulla posizione del 9, ma si riparte da punizione per il Magione. Questa volta il 2-0 arriva davvero. Apertura perfetta di Pici per Spiaggia, che pesca al centro Catani, che da due passi supera Massarelli. Ancora il pericoloso di Ventinella con Pici al 18esimo, che serve in mezzo Catani, che si fa muovere la conclusione. Sulla respinta va Pinazza, che calcia però alto. 22esimo e ancora pronto Zucconi sul tiro di Gennari. Ribaltamento di fronte va vicino al 3-0 Catani. La sua conclusione esce però di poco alla sinistra di Massarelli. Arriva a 10 minuti dalla fine il terzo gol del Ventinella. Lancio perfetto di Checchi per Catani che la scarica a Spiaggia, che a porta spalancata deposita in rete per il più facile dei gol. Vicino alla rete anche Pinazza al 42esimo. Punizione perfetta che però sbatte sul palo alla sinistra di Massarelli. Dopo due minuti di recupero termina il derby fra Magione e Ventinella. Ospiti che allungano sul Tavernelle e che perde punti con l'Arna. Magione che sprofonda sempre di più in ultima posizione. Luca Bisalloragno, oggi arriva un risultato importante, ma anche una prestazione importante dei ragazzi oggi. Sì, penso di sì. Abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo essere secondo me un pochino più cattivi, specialmente nel primo tempo, insomma ci abbiamo avuto un po' di situazioni a dire il vero, insomma ci hanno avute anche loro, due occasioni limpide, abbiamo concesso qualcosina di troppo, non mi piace molto, però... la palla l'abbiamo giocata molto bene, il campo lo permetteva e abbiamo fatto una buona partita, sicuramente tre punti importanti come lo saranno anche quelli domenica col Picciolo. Abbiamo avuto due belle occasioni sullo 0-0 con Consalvi e subito dopo il loro gol sull'1-0 con l'Uno Rossi e probabilmente se magari riesci a segnare una o tutte e due le occasioni la partita poteva incanalarsi in maniera diversa. Sono partite che squadre come la nostra le devono sfruttare queste occasioni, purtroppo non le abbiamo sfruttate, il risultato alla fine è 3-0, però abbiamo fatto probabilmente una buona partita, secondo tempo come hai detto te siamo un pochino spenti, però ci sta, d'altronde giocavamo per la prima della classe. Uniassi Team, filiale di Capocavallo, professionalità e serietà costruite negli anni. Piero Pisello e Matteo Mallini sono a tua disposizione per ogni esigenza. Da noi trovi il giusto mix fra gioventù ed esperienza nel mondo assicurativo. Analisi del rischio per private aziende, consulenza a 360 gradi. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Sorriso e cordialità a portata di polizza. Deiu, fallo un gol ogni tanto. Un abbraccio dal Bormio. Poi saluto Alex, un abbraccio grande, ma lui è de parte, ma bene. Poi vi arriva un saluto dalla Polonia, vi do questo indizio, chi può essere un saluto ai due bomber? Rocco Rondoni, sì, a Rocco invece, che ci segue dalla Polonia, cosa volete dire? No, chiariamo per motivi di studio, altrimenti come mai è finito? No, l'importante è che stai bene. Poi perché no, magari andare a giocare in Polonia, non lo so. Trasferimento in Polonia. C'è possibilità che torni magari per i playoff per l'ultima parte? Ci dai le ultime, Dario? Non lo so, però perché no? Ma aveva detto che c'aveva paura di giocare contro me, quindi è scappato. Solo Polonia, questo è il motivo. Sì. Ora però lo quindi adesso torna stato... perché vuole fare playoff e poi riparte. Quindi da qui in avanti. Sì, sì, è tranquillo. Infortunio Dragoni come sta? Abbiamo visto nel servizio. Non l'ho sentito, Gio.
Spero bene, spero. Pensi sulla te stesso? Io sì, ormai. No. Mattia Vicaroni invece, donna, ci dà le condizioni, è uscito per un problema al ginocchio? Non so com'è la situazione, perché... Tu sei più giustificato. Era il momento che stavo... Perché credo che non c'è niente da dire. Grazie, speriamo. E ce l'auguriamo, insomma. Salutiamo. Mattia è simpaticissimo. Salutiamo entrambi e gli facciamo i migliori auguri. Chiudiamo girone A di promozione con lo 0-0 fra Tavernelle e Darna, Tavernelle che veniva da una settimana di stop causa Covid che ha portato anche al rinvio della sfida con la Pontevecchio, alla ripresa è uscito un pari a reti bianche contro l'Arna che ci racconta Emanuele Luna. Anytime Fitness è anche a Perugia, la tua palestra aperta 24 ore su 24. Allenati e divertiti con noi gustandoti la tua serie preferita in totale sicurezza. Cabina doccia privata, corsi personalizzati e istruttori qualificati pronti a soddisfare ogni tua esigenza. Con la tua key personalizzata avrai accesso alle palestre anytime in ogni parte del mondo. E grande novità, potrai divertirti anche giocando a padel nel nostro campo 1-1. Ci trovi a Perugia in via Sette Valli 326D. Il tuo fitness è solo anytime. Il Tavernelle per continuare la rincorsa alla vetta, l'Arna alla ricerca di punti salvezza. Questi i temi della sfida dell'Angelo Moratti. Tradizionale maglia strisce giallo-verdi per i padroni di casa, completo nero con numerazione arancione per gli ospiti, arbitra Mammoli di Perugia. I padroni di casa non hanno disputato la gara di 7 giorni fa contro la Pontevecchio per alcuni casi di positività al Covid e anche nella partita odierna devono fare i conti con numerose assenze, tanto che tra campo e panchina i disponibili sono appena 17, di cui ben 7 fuori quota. La nostra sintesi inizia al 25esimo con una girata di Graziani all'interno dell'area di rigore, palla centrale, così metti para senza difficoltà. Dopo 10 minuti ci prova anche Becciolotti con un destro a giro, palla deviata al lato non di molto della porta ospite. Si fa vedere anche l'Arna al minuto 41 con questo calcio di punizione di Fratini sul quale Maccari manda in angolo con un bell'intervento. Le riprese di Leonardo Cesaroni ci portano al secondo tempo. Al quarto d'ora una buona occasione per il Tavernelle con il 2003 Morbidelli che scatta sulla destra e si presenta solo davanti a Cosimetti ma non riesce ad inquadrare lo specchio. Al 18esimo ci prova anche Becciolotti da posizione defilata, Cosimetti blocca ancora a terra. I padroni di casa aumentano la pressione alla ricerca del gol del vantaggio e sono anche sfortunati al 37esimo, quando il cross di Antolini trova il perfetto colpo di testa di Vitali, ma la sfera si stampa sulla traversa, così metti battuto. In pieno recupero l'ultima emozione, con un'occasionissima per l'Arna, con Ciacci lanciato a rete, che però anziché tirare si avventa in un dribbling su Maccari e la difesa del Tavernelle riesce a sbrogliare. Risultato finale, Tavernelle 0, Arna 0. Pagliaccio, occasione persa oggi per avvicinare ulteriormente la vetta, anche se a Nord del Vero non è stata una settimana semplice e anche oggi comunque le assenze si sono fatte sentire. Sì, le assenze erano tante, a partire anche dal nostro mister che speriamo rientri prima possibile. Però i ragazzi hanno dato tutto, la partita come si è potuto vedere è stata condotta da noi. Sicuramente loro fino all'ultimo hanno provato a riportare questo punto che sicuramente smuove la loro classifica. Per noi è sicuramente in passo falso, ma vista la settimana, viste le assenze, visto tutto, posso solo che fare complimenti ai ragazzi, e hanno dato veramente tutto, quindi solo questo. Martedì ripartiamo e ancora sono partite per l'obiettivo. Con l'allenatore Arna Orsini, mister, un punto che non smuove la vostra situazione di classifica, ma che comunque fa molto morale in casa di una delle favorite per la vittoria finale, e nei minuti conclusivi potevate addirittura rischiare il colpaccio. Sì, oggettivamente sarebbe stato troppo, perché anche loro hanno preso una traversa, ci hanno tenuto lì soprattutto nel secondo tempo, quindi, però il calcio è anche questo e il rammarico è non aver tirato, perché magari tiri e sbagli ci sta, ma no, traccheggiare troppo davanti al portiere è un errore, ma in qualcosa ci portiamo dietro dall'inizio. Fatico a fare questo step alla squadra, domenica in casa col Magione uguali. Però onestamente è un buon punto, me lo prendo, muove un pochino la classifica, non ho visto gli altri risultati, ma noi dobbiamo arrivare alla quota salvezza, che non so bene quanto sarà, abbiamo ancora scontri diretti. Comunque complimenti al Tavernelle che nonostante le assenze hanno fatto una signora partita, c'è una gran rosa e giocano un buon calcio. Senti Nico, quanto è la quota salvezza nel girone A di promozione? Guarda come ride Dario. Io i conti non li so fare. Ah, ecco. Dario. Quanto avevi in matematica? Poco.
Quanto aveva invece, quanto aveva Don Luca invece in matematica? Ma non, non troppo. No, non ci avventuriamo. Non azzardiamo, donne, insomma. Senti, la C4 l'ha vinto oramai questo campionato, sì, invece sì, veniamo al girone B. Sì, sì, sì. Tu conosci bene anche la Romeo Menti, altre sì, realtà. Io ti favo anche per San Venanzo, perché c'è un grande allenatore anche là. Ah certo, Riccardo Fatone. Grande Riccardo. Quindi per il San Venanzo però cosa hai fatto? Lì niente benedizione, no, non c'è stata benedizione. Da lontano, perché... Però Riccardo è stato sempre un bravo, molto bravo. Andiamo nel girone B di promozione, poi torniamo in eccellenza, ci andiamo a vedere la vittoria proprio della capolista della C4 che gli era superato 1-0 il Violi di rigore al 90esimo, rigore trasformato da Michele Colla. La partita ce la racconta Andrea Penchini. E allora andiamo avanti con l'eccellenza, poi torniamo in promozione. Andiamo al Buitoni, ci andiamo a vedere, sai chi? Luca Grilli. Luca Grilli. Luca Grilli sconfitto di misura dal Sansepolcro, Castiglione dell'Agua più 3 sulla zona playout. Sansepolcro che di fatto ha certificato la salvezza. Qui invece la partita a raccontarcela è Federico Tanci. Una vittoria nel segno della famiglia Braccini, Simone assist, Davide gol e tanto basta alla Sansepolcro per aver ragione di un Castiglione del Lago ancora senza Grilli in panchina, contorniato dagli squalificati Lignani e dagli infortunati Silvestri e Rossi, quest'ultimo sostituito in settimana dall'eterno Palanca. Primo tempo scorbutico e inconcludente in cui le occasioni le hanno i lacustri, come quando Patrignani al sesto scippa Arcaleni, ma sul tocco di ritorno di Sacco è in offside. O al 33esimo, quando Boldrini alimenta il contropiede e Galeotti si ritrova un pallone ghiottissimo che gli viene però murato in corner da Arcaleni. La risposta a Biturgenze arriva al tramonto della prima frazione con questo cross di Quadroni masticato da Giovannini e incredibilmente spedito a lato da Simone Braccini. Nella ripresa la musica non è che cambi poi molto, monotonia interrotta dagli infortuni di Patrignani e Boldrini sostituiti da Meoni e Menichini, mentre mezzanotte inseriva Davide Braccini per Giovannini. Al 20esimo però l'occasione è quella giusta per i bianconeri con Croce che verticalizza, Simone Braccini sponda e Davide Braccini gonfia la rete per l'1-0. Festeggia il neo entrato tra i bianconeri. Il Castiglione del Lago allora si sbilancia e rischia grosso quando Meoni al 34esimo entra così su Simone Braccini, ma per l'arbitro Rossi di Perugia non c'è fallo. 5 minuti dopo allora è Menichini ad avere la palla buona, ma colpisce in pieno Palmese in mischia. Sul ribaltamento di fronte invece ci vuole un gran volo di Palanca per rispondere alla bella iniziativa di Boriosi. È l'ultima occasione del secondo tempo e si conclude così con il finale di 1-0 tra due delle grandi deluse del campionato e con il Castiglione del Lago che dovrà pensare a immagazzinare punti per evitare i play-out. Mister, siete andati quasi in controtendenza rispetto alle ultime uscite, magari poche occasioni generate, ma questa volta di concretezza ce n'è stata. Sì, sì, sono contento. Abbiamo passato un periodo dove creavamo tanto, tanto e raccoglievamo poco, ma questo fa parte del calcio, devi continuare a credere in quello che fai, nel lavoro, e i ragazzi sono stati bravi. Oggi è stata una partita difficile, una partita
tosta, secondo me contro una buona squadra. È una partita equilibrata fondamentalmente, l'equilibrio l'abbiamo spezzato noi con il gol, poi potevamo raddoppiare, però è stata una partita di quelle che non si vedono tanto spesso a fine anno, quindi sono contento. Ho una squadra molto giovane, tranne un paio di vecchi, ma vecchi vecchi sono, e quindi sono contento perché questi ragazzi danno l'anima. Poi sempre non riusciamo sempre a essere bravi, questo è vero, però di sicuro ci mettiamo nel cuore e questa è una cosa fondamentale. Anche oggi la sfortuna vi ha seguiti anche in trasferta, insomma gli infortuni ormai non si contano più, è una squadra che tra l'altro fino agli infortuni aveva tenuto bene, aveva generato magari non occasioni pulitissime, ma le aveva generate. C'è altro da dire di questa partita? C'è da dire che abbiamo perso, quindi riportiamo 0 punti. Per, secondo me avevamo fatto primi 60 minuti molto bene, avevamo tenuto bene il campo, forse come dire, tenendo anche un pochino più il palleggio rispetto a loro che cercavano spesso verticalizzazioni con palla sopra la nostra linea difensiva, rimettendoci a 3 oggi avevamo anche tenuto bene. Poi è un momento così, insomma, che non lo so, in settimana abbiamo perso 2 portieri e abbiamo dovuto richiamare Nicola e Palanca, che ringrazio, che ci allenava da 3 mesi e oggi secondo me ha fatto anche una buona gara. È un momento in cui insomma non ci gira bene, ma ecco, tutti questi infortuni dobbiamo domandarci sia dove è la sfortuna che dove magari possiamo magari aver sbagliato. E niente, bisogna cercare di fare, secondo me 5 punti mancano, la salvezza diretta non sarà facile perché dietro corrono. Però ecco, non dobbiamo mollare, nonostante le difficoltà abbiamo i valori secondo me per questo finale di stagione per riuscire a salvarci direttamente. 5 punti significa quota salvezza 41 secondo il DS Simone Angelini, un'analisi molto lucida la sua. Allora senti Don, sei entrato tu nello spogliatoio del Castiglione del Lago, sono arrivate 2 sconfitte di fila. Prenditi la telecamera, parla con Luca Grilli che oggi era in tribuna, di qualcosa, immagina di essere al telefono, ciao Luca, vai. Ciao Luca, coraggio, cerchiamo di riprenderci bene perché 5 punti in 5 partite, bene. Okay. Domenica c'è la Nestor, quindi ti stanno ascoltando da Marciano, vedi un po' di barcamenarti nel tuo ruolo di mediatore, vai. No, li farà Luca, li farà sì, sicuramente. Non è mai facile entrare come allenatore durante il partito. In corsa, infortuni come ricordato anche dagli S. No. 41 punti ci vogliono davvero, Dario, lo chiedo a te perché Nicolò abbiamo scoperto che in matematica... No, io penso che alla fine... Per salvarsi. Si salvano. Ma sì. 41 punti, quota salvezza? Non lo so. Anche perché eri compagno di banco, dico, no. Compagno di sventura anche a scuola. Allora rimandiamo i discorsi sulla quota salvezza, ma c'è un dato importante: se retrocedono 2 ombre dalla Serie D nella malaugurata ipotesi, retrocedono 5 delle ultime 6, sarebbe un'ecatombe davvero, e la sensazione è che davvero servano 41 punti visto anche il cammino che stanno avendo le squadre dietro, che fra poco ci andremo a vedere, sconti diretti eccetera in zona playout. Adesso chiudiamo il discorso promozione e lo facciamo con la vittoria della C4 in casa del Viole, partita che ci racconta Andrea Penchini. Ottica nasce nel 1996 con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela con prodotti di ultima generazione, occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole, ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica. Scopri come vedere il mondo. Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in piano centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. Leo Design, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centrotavola, vasi, lampade, pezzi unici, sapientemente creati dall'artista Liuva Macheira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in piazza Valmerina, via della Bardesca 5.
Campionato di promozione girone B. Le viole in piena lotta per la salvezza ospitano la polisportiva C4 lanciata al galoppo verso il traguardo finale. Dirige gli incontri il signor Anelli della sezione di Terni. La partita inizia subito in salita per i padroni di casa che al sesto minuto devono sostituire Yusufi con Pica a causa infortunio muscolare. Il terreno, reso pesante dalle piogge settimanali, non favorisce il bel gioco e le trame offensive ne risentono. Al 25esimo, prima occasione della partita, Agostini su punizione calcia a giro, Rosati in uscita non controlla la presa, palla che torna al limite dell'area, Fornetti cerca la conclusione ma è debole. C4 che aumenta la pressione offensiva, Fattorini conclude al volo dal limite, Rosati deve in angolo. Dal corner palla al centro area, ancora Rosati a deviare la traiettoria, colla di prima spara alto. Nuova mischina alla biancoverde al 35esimo, Campagnacci cerca la soluzione da posizione molto defilata, la palla attraversa lo specchio della porta e termina fuori. Primo squillo viola al 38esimo, corner dalla destra, palla sul secondo palo, Silva al volo, sopra la traversa. Ultima occasione, prima del riposo, ancora per la C4, Campagnacci da calcio piazzato, Rosati ancora incerto in uscita, Ferrara da pochi passi, spreca la migliore delle occasioni. La seconda frazione riprende il risultato di parità e vede subito Rosati impegnato in tuffo per smanacciare in angolo una palla diretta al 7. Al 20esimo minuto, primo episodio chiave del match, cross di Campagnacci che colpisce il braccio di Pampiano, Anelli indica il dischetto, Cavitolo si presenta alla battuta, il pallonetto colpisce in prima la traversa tra l'esultanza degli avversari. La C4 crede nel possibile vantaggio e chiude il duello nella propria metà campo. Tanta pressione ma poca precisione da parte dei giocatori di Mister Bicera, con la gara che sembra quindi avversa al risultato finale di 0-0. Arriviamo però al 40esimo con un contatto al limite dell'area tra Trabalza e Cola. L'arbitro inizialmente fischia punizione dal limite. Richiamato dalla sua assistente di linea, cambia la sua decisione in calcio di rigore. Forti le proteste dei giocatori di casa che però non servono a nulla. Sull'ischetto si presenta il numero 10 Cola, che batte Rosati e corre a festeggiare, ma la gioia si spegne quando Anelli richiama tutti per far ripetere il penalty. Ancora Cola alla battuta ed ancora rete, questa volta convalidata. Non succede altro fino al triplice fischio che decreta la vittoria della C4 per 1-0 sul Viole. La vittoria difficilissima perché sapevamo che loro avrebbero venduto caro la pelle, cosa che abbiamo fatto anche noi. Per noi questa partita era la più importante di quella di domenica scorsa col Terni Est, perché dovevamo dare continuità alla vittoria che abbiamo ottenuto in casa nostra, per dimostrare comunque sempre ai nostri diretti avversari che ci siamo, che non ci bastava quella partita. L'abbiamo raggiunta questa vittoria soffrendo su un campo difficilissimo, grazie a un rigore che io non so, sicuramente, forse due, ma sicuramente era dentro l'area. E io non li guardo i rigori, quindi non so neanche quello che è successo. Sinceramente, a un certo punto il pareggio sembrava ovviamente la svolta finale di questo big match, però loro il secondo tempo si erano comunque chiusi e abbassati su tutto la loro metà campo. Noi abbiamo cominciato a premere, era difficile segnare, ce l'abbiamo fatta e probabilmente ad oggi la vetta, se domenica scorsa si vedeva, cominciamo a guardarla e a puntarla veramente. Era una vittoria importante, scusate, emozionato, però ecco, la voce un po' è andata. Grazie a tutti quanti. Don Luca, ce l'abbiamo solo noi, ci scrivono sulla pagina Facebook. Se ti arrivasse in confessione Bicerna, tecnico della C4, no? Cioè diluvio universale in quella maniera, lui con quella camicina, tu lo accoglieresti in chiesa, cosa gli diresti? Lo accogliamo tutti, cioè, ho visto di peggio, insomma. Salutiamo anche il buon Giacomo Bicerna, più 8, insomma, ci si può permettere di tutto. Torniamo in eccellenza, abbiamo detto, quanta è la quota salvezza? Questa è la domanda che facciamo anche a casa, il DS Simone Angelini e il Castiglione del Lago ha azzardato 41, ad alzare la quota ci ha pensato un po' anche il San Sisto, che ieri è andato a vincere a San Giacomo contro la Ducato, vittoria di misura 1-0 firmata a Siena. Vediamo come è maturato questo successo nel servizio di Sandro Della Vedova. Mondottica nasce nel 1996 con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela con prodotti di ultima generazione, occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole, ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica. Scopri come vedere il mondo. Alla Marco Capitini si interrompe la striscia positiva di risultati della Ducato Spoleto, che nell'anticipo della 29esima giornata del campionato di eccellenza viene superata dal San Sisto per 1-0. Partenza sprint del San Sisto, che al terzo si porta in avanti con Siena, che entra in area, aspetta l'uscita di Illaci e lo infila di precisione. Ducato 0, San Sisto 1. Un giro di lancette ed ancora
ospiti che sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Russo, Lillacci respinge. La reazione della Ducato all'ottavo, cross di Meleu dalla sinistra con palla al centro, ma nessuno degli avanti riesce ad impensierire De Marco. San Sisto in avanti al sedicesimo con una conclusione di Paradisi, Lillacci chiude in angolo. Risponde la Ducato Spoleto al minuto 27 con Di Nicola, che conclude dalla distanza, De Marco devia in angolo e con il San Sisto in vantaggio termina la prima frazione. Grazie al contributo delle immagini filmate e montate da Giorgio Polli, passiamo al commento della seconda parte che si apre con la Ducato Spoleto che opera due sostituzioni. Esce il portiere Lillacci per infortunio, al suo posto Desideri. Entra Pazzogna per Colalelli, mentre nulla di cambiato in casa San Sisto. San Sisto che all'undicesimo va vicino al raddoppio con un gran colpo di testa di Siena, che salta le qualità di Desideri che salva in angolo. Sull'altro fronte al 23esimo occasione per la Ducato con un tiro ravvicinato di Di Nicola con Stella che chiude in angolo. Sugli sviluppi del tiro d'angolo è Mereo che di testa impegna a terra De Marco. Alla 37esimo Ducato che va alla conclusione con Di Nicola, il portiere De Marco para a terra. Dall'altra parte al minuto 43 cross di Del Prete per Marcaccioli che di testa sfiora il gol. È sempre San Sisto alla 45esimo con Del Prete che conclude, Desideri salva di piede e su questa azione termina la gara. È tutto da Capetini, ribadisco il finale, Ducato Spoleto 0 San Sisto 1. Grazie per l'attenzione, Sandro Della Vedova, linea allo studio. Matteo Di Tanna, una Ducato Spoleto quella vista oggi diversa dalle altre volte, forse hanno pesato le molte assenze. Ma allora diciamo che l'approccio alla gara era stato anche positivo, nel senso ci abbiamo due palle gol subito e poi alla prima loro dopo 3 minuti, 5 minuti abbiamo preso un gol evitabile, abbiamo fatto un errore abbastanza grosso dietro. Poi dopo sì, alla lunga diciamo che questa era una partita, l'avevamo detto anche in settimana che probabilmente l'avrebbe vinta chi la sbloccava un po', non eravamo neanche sicuri delle condizioni del campo che invece ha tenuto comunque bene, ma più che altro erano le nostre condizioni, visto che in settimana abbiamo fatto fatica a raggiungere un numero normale diciamo di ragazzi all'allenamento, ci abbiamo avuto questa influenza, sono 2 settimane, ha colpito un po' tutti, ma avevamo detto prima della partita anche che non doveva essere una scusa, un alibi, ce l'abbiamo messa tutta, non siamo riusciti a rimetterla in piedi oggi. E come non eravamo diventati fenomeni diciamo nelle ultime 8 partite con i 7 risultati, non siamo diventati brocchi oggi, ci abbiamo 5 partite, una in meno, è ovvio che era uno scontro diretto con una squadra che stava fuori dai play-out, quindi per loro questa è una vittoria importantissima e noi cercheremo di fare il massimo nelle ultime 5 partite. Vai, ascoltiamoci Carlo Valentini. Di vitale importanza sulla strada alla salvezza. Sì, sicuramente sì, fare il risultato qui per noi era molto importante, ci siamo riusciti, anche se il risultato è solo 1-0, penso che abbiamo avuto tantissime occasioni anche per andare per segnare più volte, non ci siamo riusciti, ma va dato atto anche che abbiamo incontrato un avversario che comunque è forte, gioca bene a pallone, abbiamo dovuto sudare le 7 camicie per riuscire a portare a casa questo risultato. Ci scrivono: credo che Nico De Julis sia il centrocampista più forte dell'eccellenza umbra. Ciao, con affetto, Renzo P. Il 2. Allora, no. Secondo tentativo di spaccare il microfono a parte di Dario Colombista, però attenzione. Ti dicono che tu sei il centrocampista più forte perché ormai Dario Colombi è un attaccante, no Dario? Quest'anno il Zucca ma ha improvvisato attaccante. Cioè, improvvisato, insomma, fatto l'attaccante, sì, sì, sì. Su base 18 gol, tu sei uno che è in eccellenza da sì, la prima partita ero trequartista, poi un po' per infortuni, un po' necessità, mi sono ritrovato prima punta. Ah, ti fermo, ti avevano preso anche per fare la prima punta, sì. Quando si è vinto l'eccellenza. In caso di necessità Colombi sì, può sì. Giocare anche davanti. Colombi dove preferisci giocare, davanti o in mezzo? Davanti c'è più possibilità di far gol. Con De Julis alle spalle quindi giocheresti? Perché no? Centrocampista più forte? Nico c'ha qualità.
Ce lo dice Don Luca. Molto bravo, però grazie. Tu punti abbiamo, su vabbè, non ce l'abbiamo tanto. Occhia come parli, lì ti aspettano, quindi se ne dovessi scegliere uno. Beh, io sono Danilo Greco, è molto bravo. Danilo, poi abbiamo il vecchio Bragaletti, che però Avete un feeling particolare con Danilo Greco, perché quando è venuto qua ospite in studio ha parlato molto bene di te, l'importanza anche in come si è trovato a Orvieto legato a te. La prima volta che ha veduto. Perché i ragazzi ti vogliono così bene a Orvieto? Sai, perché io non entro mai, per esempio, io ci vado, io fa il tifoso. Il tifoso, poi gli mando un messaggino e loro mi cercano. Mm. Allora mi hanno cercato, mi hanno portato spogliatoio nei momenti. Ah sì? Io sono stato 6-7 volte. Sembravo. Me la togli una curiosità? Sì. Cioè, un parroco, come insulta l'arbitro? Cioè, ci sarà un momento guardando la partita nei 90 minuti. Tu chiedi troppo. Allora, non ti danno un rigore, tu da tifoso cosa dici all'arbitro? Tu chiedi troppo, io la prima parte della partita sto con loro, con i tifosi, poi mi metto per conto mio. Soprattutto le ultime partite. Quindi quando il gioco si fa duro, così quando non ti serve nessuno. Qualsiasi cosa dici. Parlo con Rio Centro, me l'hanno appioppate tutte. Quindi per mancanza di preti, non perché sono bravo, mancanza di preti. Quindi ti isoli, ti metti in angolino. Quindi, e se c'è qualcosa di poco consono, ti autoconfessi subito dopo. Sì, nel dopo partita. Mi sono calmato. Sì, ti sei tranquillizzato? Cioè, Perugia, cosa facevi? 96 gol di Marco Negri, 3-2 col Verona in Serie A. Cosa hai fatto? È successo un po' di tutto. Sono saltato. Il Curi era pieno così. E tu sei saltato. Dopo 25 anni è andato in prescrizione. È andato in prescrizione ormai. Queste cose le faceva il giovane Nicolò De Iusi. Sì. Poi le ha migliorate, insomma. Non si è fatto prete come te, però sta migliorando. È sulla buona via. Adesso ci andiamo a vedere l'1-1 invece tra Bastia e Castel del Piano, anche qui era uno spareggio salvezza, vediamo com'è andata grazie a Leonello Carloni. Tra i misteri del bosco, la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. Bastia Castel del Piano 1-1. Tutto avviene nei minuti di recupero. Prima in vantaggio dei locali, immediato pareggio del Castel del Piano. Era una partita difficile per entrambe, viste le rispettive posizioni di classifica occupate. Sono partiti meglio gli ospiti, bravi nell'occupare tutte le zone del campo. È del Bastia però la prima grande occasione. Scambio Bibi Castelletti, ma la conclusione ravvicinata di Castelletti viene alzata sopra la traversa. E poco dopo Raccichini con un forte diagonale mandava il pallone vicino alla base del palo. Un contrasto aereo, Fanardi e Moscatello fermava il gioco per alcuni minuti. Ad avere la peggio è stato il giocatore ospite, che viene adagiato in barella, accompagnato in ambulanza e poi al pronto soccorso dell'ospedale di Assisi. Si parla di frattura del naso e veniva sostituito da Mancinelli Jacopo. Sospetti in area del Bastia dopo un contatto in area, l'arbitro lasciava correre. Primo tempo terminava sullo 0-0. Adesso passiamo a vedere le fasi salienti della ripresa. Al decimo minuto Silveri richiama Stirati, entrava Coriale, poco dopo Belloni, calcia in porta da pochi passi, ma Tamburini con un gran riflesso si rifugiava in angolo. E poco dopo era Camilletti, un ex, a sfiorare il palo con un tiro dalla distanza. Al tredicesimo una conclusione di Buonaventura impegnava severamente Bazzucchi. Sospetti in area del Castel del Piano per un tocco di braccio in piena area, tutto regolare per l'arbitro. Castel del Piano pericoloso, al tiro di nuovo con Camilletti, terminato alto. Raccichini per Castelletti, che di testa non inquadrava la porta. Al tiro Marchetti, che veniva respinto quasi sulla linea di porta con il portiere fuori causa. Percussione di Antonini, girata di Castelletti, fuori di poco. Conclude in porta per tre volte il Bastia, due volte bravo Tamburini, la terza volta Antonini non trovava la porta. E al 44esimo ospiti vicino al vantaggio con Camilletti, Omorria salvava sulla linea di porta. E al 48esimo esplode il degli esposti, Mennini con un tiro dalla media distanza portava in vantaggio i biancorossi. Gioia di breve durata, Isenai ristabiliva le parità. Mister, la delusione è tanta? Ma la delusione è tanta, sì, però i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, per me è importante quello. Purtroppo noi
Non so se sfortuna o altro, fatto sta che comunque anche al 94esimo riusciamo a prendere gol, non è la prima volta, questo è un problema importante di concentrazione, dobbiamo lavorare su questo, però che dire, ragazzi hanno fatto secondo me una grandissima partita, eravamo riusciti a sbloccarla proprio allo scadere, bisognava portarla a termine, ma detto questo pensiamo già alla prossima e punto a capo. Risultato preso per i capelli per questi dire. Eh sì, quando sembrava che fosse tutto finito, passati dallo sconforto di un gol preso, credo un gol lonzo, un'autorete su una punizione, su un tiro dai 20 metri, il portiere non poteva far nulla perché c'è stata una deviazione, sembrava tutto perso, invece i ragazzi hanno avuto una reazione spaventosa e siamo stati premiati a livello morale, conta molto. A livello di punti un po' meno, perché francamente volevamo vincere come volevano vincere loro, e credo che il primo tempo, se fossimo stati un po' più lucidi su più di una situazione, potevamo fargli male. Anche il secondo tempo abbiamo avuto una palla gigante messa da Perri per Buonaventura che non ha trovato il tempo per la conclusione, però sono contento della reazione dei ragazzi. Certo, Leonello Carloni dice al buon Stefano Cardinale: vittoria da prendere per i capelli, è come se lo dicesse al sottoscritto. No, facciamo un grande bocca al lupo a Moscatelli, il ragazzo del Castelvetrano che è rimasto infortunato, frattura al setto nasale, gli facciamo davvero un grande in bocca al lupo. Dovete sapere che Nicolò De Iulis, mentre scorrono i servizi, conduce la trasmissione, quindi mentre scorreva il servizio, chi si salva secondo te? Dico, no, lo chiederò poi a te alla fine, non risponderà mai perché hai paura di? Farmi nemici. E sai chi ce lo dice? Don Luca, tanto Don Luca è inattaccabile. All'immunità Don Luca, quindi può dire tutto di tutti e nessuno può dirgli nulla, quindi non si rischia niente. Non si sa perché dire... Proprio fino all'ultimo non si sa. È preoccupato, è la prima volta che lo... Era meno preoccupato quando gli ho chiesto come insulta un parroco l'arbitro durante i 90 che... Quello non mi preoccupa. Durante il pronostico play-out. Penultimo servizio d'eccellenza. Adesso andiamo a Massa Martana, poi ci vediamo la vittoria della Narnese contro la Subasio. Finisce 1-1 tra Massa Martana e Angelana, il servizio di Fabio Federici. La chiamata del recupero crediti potrebbe andare così? No, non si preoccupi, lei può pagare quando vuole le rate arretrate. C'è tempo, stia sereno. Ma anche così? Deve pagare subito gli arretrati, subito. Saranno buoni tempi per lei, capito? Spesso la verità è un'altra, ma tu non puoi saperlo. Devi conoscere cosa pagare e in quale misura. Contatta Ufficio Emergenza Debiti e richiedi una consulenza gratuita per conoscere esattamente la reale situazione della tua posizione debitoria. Mi affido all'Ufficio Emergenza Debiti. Arrivo loro. Dal comunale di Massa Martana. Massa Martana in tenuta bianca, mentre gli ospiti dell'Angelana in tenuta giallo-rossa. Bisogna attendere il 31esimo per un'azione degna di nota. Brividi per la difesa massetana. Angelana pericolosa con Melillo, il cui tiro dal limite colpisce la traversa. 42esimo. Ancora gli ospiti pericolosi con Acatullo, la cui Veronica sotto misura finisce di poco alta. Termina 0-0 la prima frazione. Con le riprese di Enzo Virgili passiamo al secondo tempo, di tutt'altro spessore. Primo minuto, pericoloso il Massa con un diagonale di Alessandro Angeli. Gesuele manca di un nulla all'impatto della deviazione del pallone in gol. All'ottavo, Massa Martana in vantaggio. Alessandro Angeli in area viene atterrato da un difensore dell'Angelana, rigore, calcia a Mignone e fa 1-0. Quindicesimo, pericolosa l'Angelana con il neo entrato Vent'anni che costringe Pernini alla deviazione in angolo. Sedicesimo, l'Angelana pareggia dall'angolo calciato da Bolletta in area, il più lesto di tutti Melillo che batte Pernini per l'1-1. Io sono contento della prestazione, purtroppo veniamo da 2-3 risultati negativi, siamo in una situazione di classifica che non ci permette errori, continuiamo a lavorare, dobbiamo trovare un'identità e lotteremo fino alla fine, di questo sono sicuro perché conosco i ragazzi ormai e so che lotteremo fino alla fine. Ma noi sapevamo che l'Angelana veniva a Massa quasi come se fosse una partita da ultima spiaggia, quindi loro hanno messo il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire.
Noi il primo tempo secondo me abbiamo gestito bene, una partita equilibrata, poi il secondo tempo siamo andati in vantaggio su un episodio e, da cui è nato il calcio di rigore, e poi dopo abbiamo preso un gol su una palla inattiva, però devo dire che la partita, il pareggio è giusto. Lancia un appello ai tuoi amici di Massa, allora Don, per l'amichevole di fine anno. Faccio un appello, ma sicuramente si trova, le persone intelligenti proprio si trovano. Se nel calcio ci sono, nello sport ci devono essere persone intelligenti, anche vedendo la situazione che c'è, capisci? Esatto. Di fronte alla guerra, un divertimento. Calcio pieno di divertimento. Divertimento. Col sorriso sulle labbra. Sì, no, pieno, deve essere pieno di divertimento. E adesso ci andiamo a vedere la vittoria della Narnese 5-0 in casa della Fortitudo Subasio. La partita ce la racconta Daniele Milletti. Cerchi l'auto che fa per te? Autostop è il posto giusto, esclusivamente dal mercato italiano. Aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Vieni a trovarci nel nostro autosalone rinnovato in via Parigna a Trestina. Autostop, e non resti mai a piedi. Gambini Assicurazioni, innovazione, tecnologia e sicurezza al tuo servizio nelle nostre sedi di Terni, Narni, Amelia, Fornole, Attigliano, Todi e Orvieto. Alla Gambini Assicurazioni ti aspettano professionisti formati per consulenze personalizzate su prodotti salute, welfare aziendali, coperture rischi piccole e medie imprese, fondi pensioni e prodotti di investimento. E da oggi scegli il veicolo adatto alle tue esigenze con il noleggio lungo termine di Unipol Rental. Pensieri zero, assicurazione completa di casco, manutenzione, assistenza, riparazione, soccorso stradale H24, tutto incluso in un unico canone mensile. Contattaci, un referente sarà subito a tua disposizione. Obiettivi diametralmente opposti scendono in campo al degli Ulivi di Assisi, alle mire di secondo posto di una Narnese che non vede troppo lontana il Lama, fa da contraltare la situazione disperata della Fortitudo, che si gioca le ultime chance per l'aggancio della zona play-out, che alle condizioni odierne sarebbe un vero e proprio miracolo. Opta per un 3-5-2 il tecnico narnese Sabatini, con Kunz in porta a formare il pacchetto arretrato con Ponti, Moracci ed Annibaldi, More, Nicolò, Grifoni sulle fasce, Filipponi, Bagnato e Cori in mezzo, con Quondam e Rocchi a formare il tandem d'attacco. Come classifica impone, sono il rossoblu in avvio a fare la partita, lo testimoniano i due angoli battuti a stretto giro, ma è loro anche il primo brivido, al settimo. Per il direttore di gara Trotta, quella di Mercuri però è simulazione. La scelta sinceramente sembra starci. Episodio che dimostra che il rapido terzetto d'attacco bianconero, composto da Mercuri, Libonatti e Ceccarelli, coadiuvato da Plesa, Touré e Ndedi a centrocampo, schierati davanti alla Pati, Ducouré, Rosati e Parmigiani, che insieme al portiere Guerra compongono il pacchetto arretrato, avrebbe tutte le capacità per far male al più quotato avversario. La partita ancora però è solo ai primordi e a darle un preciso indirizzo è quel che succede al sedicesimo. Ingenuità di Ducouré importata dai campionati superiori e Rocchi ringrazia. Tra le varie armi a disposizione di Sabatini, da annoverare sono senz'altro il destro di Bagnato ed il sinistro di Moracci su calci piazzati. L'ex Cannara al 25esimo coglie il palo alla sinistra di Guerra. 3 minuti più tardi invece è Rocchi a vincere il duello con Rosati. Sulla ribattuta di Guerra poi Quondam non ha la giusta coordinazione. Fase della gara in cui la maggiore qualità in fase di palleggio di rossoblu viene fuori nella sua interezza. Con scambi precisi nel breve e ad ampio raggio, la Narnese arriva spesso all'altezza di 16 metri bianconeri e quando ci sono punizioni da calciare, Bagnato non si fa pregare e siga al 37esimo il 2-0. Inizia la ripresa a ritmi molto blandi e l'impressione che il risultato possa riaprirsi può essere presente solo nel più sfegatato dei tifosi bianconeri. Anzi, al 12esimo una bella azione orchestrata dagli ospiti manda Quondam al tiro da fuori. Bello stilisticamente il volo con cui Guerra nega la rete. E dal 20esimo Zuri, appena subentrato a Grifoni, cross in pallone che la combinazione volante Quondam-Rocchi non riesce a recapitare in rete. Episodi sporadici in una partita che, complice anche la giornata primavera,
Gabriele ricorda quelle classiche di fine stagione. Il narnese Zur conferma di essere entrato bene nel match. Al 29esimo scamba con Quondam, ma Guerra gli nega la gioia della rete. Passano 60 secondi però e Quondam, spogliatosi dei panni dell'uomo assist, fa quello che gli riesce meglio: girarsi da spalle alla porta e siglare la terza rete. Il gol gli costa, si fa per dire, la sostituzione. Al suo posto entra Leonardi, che manca il quarto gol al 35esimo, dopo che Guerra aveva salvato grandemente su Rocchi, il quale però per festeggiare la doppietta deve aspettare poco, precisamente il 37esimo minuto. E dal 41esimo in entrati Zur e Leonardi confezionano il 5-0 siglato da Cori. Poco rimane da dire di una partita sostanzialmente durata un quarto d'ora. Ma era, cioè, diciamo che l'organico che ho a disposizione io è un organico forte, quindi loro hanno fatto la loro partita, noi eravamo obbligati a vincere e i ragazzi sono stati bravi che l'hanno interpretata bene, perché non è mai facile giocare le partite né con la prima in classifica né con l'ultima. Noi dobbiamo fare il nostro e anche perché la società ci ha messo a disposizione l'organico e siamo quasi, no, siamo obbligati ad arrivare lì, se no il campionato nostro non ha senso. La partita l'avevamo impostata come con i nostri mezzi, con quello che potevamo, abbiamo impostato per cercare di reggere il più possibile. Un errore che ci sta al ragazzo, fa sempre molto bene in difesa, quindi non posso dire nulla. Certo, condiziona lì per lì, però il problema non può essere quello poi su 5 gol, no? Il secondo è una punizione bella e nonostante tutto il primo tempo anche noi qualcosina eravamo riusciti a fare. Ad arrivare lì dove, Don Luca? Dove intende Marco Sabatini? Arrivare secondi, secondo me, no, sono bella squadra. Poi chi vince i playoff me lo dici in chiusura, in prima chiusura, di chiudere. Chiusura. A Dario Nicolò invece facciamo un'altra domanda. Non la griglia playoff, però è terrorizzato da questa domanda. Stai tranquillo, questo è come se non hai studiato e la prof dice ti interrogo fra mezz'ora e non hai aperto il libro, più o meno siamo lì. Stai tranquillo, la domanda sarà un'altra. Adesso andiamo in Serie D invece, ci andiamo a vedere lo 0-0 fra Tiferno e San Giovannese. Tiferno ormai praticamente salva. Per quanto riguarda invece la Sangio, è un buon punto, non tanto in ottica Umbre, perché insomma la Sangiovannese è una di quelle formazioni su cui il Foligno soprattutto può fare la corsa. Allora andiamo al Bernicchi, lo facciamo con Desiree Baldacci, le riprese del montaggio sono di Mario Sacchetti. Nella 27esima giornata di campionato di Serie D Girone, il Tiferno incontra la Sangiovannese al comunale Bernicchi di Città di Castello. La squadra di casa scende in campo con il lutto al braccio in ricordo del vicepresidente Ivo Guerri. Le formazioni: per il Tiferno in campo Guerri, Sensi, Avellini, Tersini, Ruggeri, De Santi, Scappa, Massai, D'Urso, Bagnolo, Evangelista. In panchina con mister Gualtiero Machi, Elisei, Bux, Mariucci, Pazzaglia, Ferri, Cammar, Gorini, Locchi, Battellini. Per la Sangiovannese in campo Cipriani, Giannini, Migliorini, Nannini, Fanetti, Rosetti, Baldesi, Sacchini, Polo, Bellini, Acammadu. In panchina con mister Firicano, Palagi, Milani, Giordano, Lorenzoni, Di Vito, Bencini, Calosi, Moruzzi, Falsini. Arbitra l'incontro il signor Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dal signor Salvatore Damiano e dal signor Paolo Vitaggio. Al secondo minuto Ruggeri in profondità per Bagnolo, che crossa sul secondo palo, Massai non ci arriva. Al nono minuto, su rinvio corto della difesa tifernate, Bellini si impossessa della palla e calcia verso Guerri, che ci mette il corpo e para. Al quattordicesimo, punizione dalla destra di Evangelista, D'Urso prova la girata di testa, la conclusione è debole e diventa facile presa per il portiere. Al diciannovesimo, occasione per la Sangiovannese, palla in profondità per Acammadu che entra in aria e calcia, Guerri si supera e para deviando in angolo. Al quarantaduesimo, per il Tiferno, esordio del portiere Elisei. Al quarantasettesimo, finisce in attacco la Sangiovannese.
prima su palla invitante per Akamadu, che prova la conclusione ma viene murato in angolo, poi su calcio d'angolo Bellini prova la conclusione in acrobazia ma la palla finisce alta. Si chiude sullo 0-0 il primo tempo. Nella ripresa al 54esimo la prima occasione per il Tiferno, che si fa vedere con Evangelista. Dal limite dell'area prova la conclusione, Cipriani allontana in angolo. Al 59esimo di nuovo il Tiferno in avanti, prima con Bagnolo che, servito da Cappa, calcia verso la porta avversaria. Il portiere non ci arriva ma la palla viene respinta dal palo. La difesa della San Giovannese si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla viene allontanata corta dalla difesa, Cappa si coordina, calcia e sfiora la traversa. Al 62esimo si fa vedere la San Giovannese per la prima volta dalle parti di Elisei. Con schema su punizione, Migliorini calcia in porta, il giovane portiere Tifernate non si fa sorprendere e para sicuro. Al 70esimo rinvio lungo di Elisei, Battellini appoggia per D'Urso che prova la conclusione, Cipriani si distende e blocca. Si chiude sullo 0-0 la 27esima giornata di campionato. Con mister Firicano un commento a caldo sulla partita appena conclusa, Tiferno San Giovannese 0-0, mister. Ma la sensazione è che forse abbiamo sciupato un'occasione per raggiungere almeno altri due punti alla nostra classifica, non perché il Tiferno abbia demeritato, ma perché il nostro primo tempo è stato superiore, con diverse situazioni da far gol. È un po' il nostro limite che non trasformiamo quanto di buono abbiamo fatto, specialmente nel primo tempo, con diverse occasioni, 3-4 volte abbiamo calciato verso la porta da dentro l'area in posizione favorevole e non abbiamo realizzato anche un calcio d'angolo che poteva darci il gol mezza rovesciata, insomma più minuti. Insomma, è stata una partita combattuta, non bella, giocata con molte palle alte, molte seconde palle, ma questo ce lo aspettavamo. E noi bisogna cercare di recuperare il più possibile i giocatori che abbiamo fuori. Ci si è messo anche l'infortunio a Ruggeri, al portiere, e quindi eravamo un pochino corti come al solito. Comunque dal punto di vista temperamentale abbiamo retto botta, abbiamo combattuto, non abbiamo espresso il gioco che volevamo. Considerando anche l'uscita di Guerri e Ruggeri e tra l'altro anche l'esordio in prima squadra di Elisei, il portiere. Sì. Bene, il ragazzo si è comportato bene, è stato abbastanza sicuro. E quindi questa è una nota positiva, anche perché poi credo che qualche altra partita la farà il ragazzo, visto che Guerri si è fatto male un ginocchio, adesso vediamo l'entità dell'infortunio. Grazie a Desiree Baldacci, lutto al braccio per il Tiferno in ricordo di Ivo Guerri. Che ricordo ha da ex Dario Colombi? Allora, questo è quando, stato poco, fra sì, l'altro, perché quando sei arrivato giusto notizia, il tempo di vincere il campionato. È stata una bruttissima notizia perché ho avuto il piacere appunto di conoscerlo l'anno alla Tiferno. Posso garantire che era una grandissima persona e una bravissima persona, sempre presente, e colgo l'occasione appunto per fare le condoglianze a tutta la famiglia. E ci uniamo anche noi alle condoglianze che rinnoviamo dopo averlo fatto anche domenica scorsa, soprattutto alla moglie Ivana, sempre presente in campo a seguire le gesta del Tiferno. Abbiamo una foto di Ivana in archivio tua, una delle foto più belle, Dario, so che l'hai messa sul comodino, una delle tue foto, ti ha preso nel tuo profilo migliore al Bernicchi, Ivana ti ha colto. Adesso andiamo all'ultimo servizio di serata, la sconfitta del Tiferno, battuto 2-1 dalla Pro Livorno, grazie alle immagini di Roberto Ragni che commentiamo da studio, e allora possiamo partire pure con le immagini. Una sconfitta pesante per il Foligno che resta inchiodato in zona playout, diverse assenze per Monaco che schiera Gildo Olivera, Dell'Orso, Vespa, Chiavazzo, Tal, Rossi, Valentini, Tette, Siganda, Settimi, Orlandi. Risponde invece la Pro Livorno con Rossi, Cavalli, Falleni, Costanzo, Baracchini, Seminara, Camarlinghi, Bachini, Canessa, Tartaglione e Rossi. È una gara fondamentale per la Pro Livorno, ultima in classifica, che prova ad accorciare il distacco dal Cannara. Foligno che prova a portarsi in avanti, l'incornata di Siganda sul traversone di Orlandi con palla che termina alta sopra la traversa. La Pro Livorno però si porta in avanti, al primo affondo colpisce subito il gol di Camarlinghi che si incunea e batte Gilles de Oliveira. Subito avanti 1-0 dunque
i toscani. Foligno che prova la reazione, la verticalizzazione di Tettè, la risposta però del portiere del Pro Livorno Rossi sulla conclusione di Valentini. Ancora Foligno pericoloso, sempre con Valentini, con palla però che finisce sul fondo, di nuovo i toscani che si riportano in avanti, la sventola di Rossi allontanata da Gildo Oliveira con i piedi. Primo tempo che si chiude sul risultato di Pro Livorno 1 Foligno 0. Nella ripresa Foligno che prova a premere sull'acceleratore in un momento difficile sotto tutti i punti di vista in casa biancazzurra. Ancora Falchetti in avanti con Valentini che cerca la combinazione, lo scambio corto, si accentra poi il sinistro a pescare la testa di Sigand, è un suggerimento vincente. Alla mezz'ora il Foligno si riporta in parità, la grande gioia del puntero uruguaio che sta provando a tirarsi sulle spalle proprio la squadra. Nel finale però i toscani si gettano in avanti, il rilancio dalle retrovie che sorprende la linea difensiva del Foligno, in particolar modo Ottala, si fa scavalcare, Falleni ringrazia e la mette dentro al 90esimo, un gol fondamentale. Grandi festeggiamenti della panchina toscana perché con questa vittoria la Pro Livorno si porta a meno 2 dal Cannara. Sale anche Gildo Oliveira nel finale e avrebbe sulla testa la palla del possibile 2-2 che però i Falchetti sprecano così. Ci arriva notizia anche delle dimissioni del vice Barbetta in casa Foligno, notizia comunque da confermare, sta di fatto che è un momento difficile in casa biancazzurra, è un momento difficile in casa Cannara sul piano dei risultati. Anche qui sei un ex, Dario, situazione a Foligno come la vedi? Difficile perché comunque anche oggi è una brutta sconfitta e certo se va a fare i play-out è una bella lotta. Spero per loro che ecco, riescano a uscire dalla zona play-out o almeno ecco, se dovessero fare play-out di portarseli a casa. Don, come finisce in Serie D? No, io spero il Foligno si salva perché... Cannara invece che fa si salva? Spero pure anch'io che riesca a agganciare. Cioè speri, però ora invece parla da re dei pronostici. Beh, quale no, sei? È difficile, però fino all'ultimo bisogna provarci. E sperarci. E certo, sperarci sempre. E allora sai come chiudiamo? Mi dici chi vince i playoff in eccellenza? Questa è dura veramente. Cioè innanzitutto si ritrovano contro degli Ulis e Colombi oppure no? Beh, allora, cioè fammi la griglia, dalla seconda alla quinta, seconda in classifica chi? Io ho detto Ellera, no? Ho detto Ellera. A seconda Ellera, terza poi? Narnese, Lama e Ponte Vallecchia. Ellera, Narnese, Lama, Ponte Valleceppi. Perché vedo Ellera e Narnese che stanno andando bene, Lama un po'. Quindi Ellera, Ponte Valleceppi, semifinali playoff. Poi Ponte Valleceppi a me mi sta simpatico, però mi ha fatto perdere un campionato, uno spareggio. Ah, è vero, spareggio, c'ero. A San Biagio. Spareggio a San Biagio con promozione diretta in eccellenza. Del Ponte Valleceppi. Non ti dico dove ha messo le mani Dario Colombi, ha fatto un po' la ciccone quando ha pronosticato il posto del da buon napoletano ciccone. Un saluto a Colombi, grande giocatore, grande uomo, uno degli ultimi ad aver indossato la maglia della nostra Subasio, quella vera, ci scrivono. Vuoi salutare anche qualcuno? Beh, a Rivo Torto? Tutti quelli... No, sì. O non saluti nessuno? No, saluto tutti quelli da Rivo Torto, sì. È evidente a tutti i tifosi biancazzurri, ci scrivono da Foligno, purtroppo non alla società, che questo è un tecnico al momento in confusione, bisogna però continuare a crederci, ma d'ora in avanti non si può sbagliare più. Sempre forza Foligno, è chiaro, insomma, l'amarezza è parecchia in casa biancazzurra, oggi è arrivata una sconfitta pesante contro il fanalino di coda Pro Livorno. Allora i suoi pronostici Don Luca l'ha fatti e lo ringraziamo, grazie davvero della tua presenza perché non è facile avere un Don in studio. Sono molto bene Nicola, complimenti. No, grazie, ci hai regalato delle chicche, ci hai tenuto tranquillo lì Nico De Iulis, guarda come trema. La domanda finale è questa, voi dovete dirmi quando festeggia l'Orvietana, cioè qual è la giornata giusta? Ah, vedi come si è rilassato di scioltezza? Tra quante giornate? Secondo me prima di Pasqua.
Cioè il 16. La prossima o il 16? No, quella dopo. Anche il secondo 16. Me, tra due. Mi proprio legate proprio il sabato santo. Don Luca, devi augurarti che non siano nei pronostici bravi come te. Ecco. Perché immagino tu abbia altro da fare il sabato di Pasqua che seguire l'Orvietana in trasferta. Ti organizzeremo una diretta streaming solo per te. Per l'occasione. Te la puoi seguire? Sì, me la posso seguire tra una confessione e un'altra il sabato santo. Sabato alle 3. Ti prendi due orette, avvisi tutti, metti un avviso in parrocchia, chiuso per Orvietà dalle 3 alle 5. Già a Piazza della Repubblica Orvieto, non mi fermo più per cose di chiesa, per l'Orvietà. Per sapere l'Orvietà. Il prossimo anno Ciccone resta oppure sì, no? Sì, deve restare da Ciccone. Ciccone resta? Grande allenatore. La dirigenza resta? Cioè Cioci, Arcipreti restano sì, oppure no? Credo sì. E della squadra quanta ne va confermata? Ora dai un suggerimento. Io gli ho fatto una domanda, non ti posso dire a chi, comunque fra questi che ha citato, mi hanno detto 4-5. 4-5 bravi giocatori, la struttura può rimanere così. Cioè, solo 4-5? Sì, così non mi ha risposto. Io ho sentito questa risposta, non lo so. Prossimo appuntamento verrà nelle vesti di operatore. Approfondiremo il discorso. Grazie davvero intanto per essere stati con noi. A Dario Colombi, grazie a Nicolò De Iuris. Grazie Nico, grazie a te. Grazie in bocca mille. Al lupo, grazie. Gelati dal rigore appena sbagliato dall'Interista e Juventini? No, io sono della Juve. No, Juventini. Tu Dario, milanista? Tu io sono del Perugia. Tu solo Perugia? Io sono della fede perugina. Ah. Quindi Juventino riesce nei miracoli, Nicolò De Iuris. Adesso glielo fa ripetere sicuro. Glielo farà ripetere sicuro, tanto Grazie davvero, noi ci ritroviamo domenica prossima, un grazie speciale grazie a te Don, abbiamo promesso a Caterina di organizzare una partita, dobbiamo metterci in moto. Okay. Noi ci ritroviamo domenica prossima sempre qui a Speciali Dilettanti.